E salve a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati e benvenuti in questa nuova live di Elden Ring. Ah, 14 live di Elden Ring. Praticamente abbiamo raggiunto il numero di live di Yakuza e non siamo minimamente vicino alla fine del gioco, quindi interessante. Bella, interessante airline qui, eh? Comincio a preoccuparmi di questa airline, ho paura di diventare pelato. Ok, ad ogni modo, ragazzi, c'è poco da dire. In realtà no, c'è un po' da dire, perché è successo qualcosina nel mentre che non c'eravate, diciamo così. Perché ovviamente sono andato un po' avanti con il gioco. Nulla di importantissimo, almeno sembra. Importantissimo, racconti, certo, non racconterò e basta, mostrerò anche. Infatti, tempo che, scusate, riprendo l'audio originale di Elden Ring, premo un tasto qualsiasi, sono successo un paio di cosine che ho tutte quante registrato. Allora, continua. Anzitutto dovrei essere in un luogo diverso, se non erro. Il microfono è un po' rotto, sì, ok. Tranquillo che è sempre lo stesso problema. Ah no, ok, sì, sono in un luogo leggermente diverso, ma nulla di che. Allora, ora dimmi se va bene. Dovrebbe andare bene adesso, perché è semplicemente il computer vicino che dà questo problema. Allora, anzitutto il primo cambiamento, che è quello più indifferente, è questo. Ok, sì. Il primo cambiamento che è più indifferente è questo, ossia ho cambiato leggermente il volto del mio personaggio. Non so se vi ricordate com'era. Però era un po' più dilatato. Adesso l'ho cambiato leggermente perché volevo cambiarlo. Mi piace già di più il risultato che c'è adesso. Quindi, oltre a questo, credo che qui non abbiamo nessuna cosa che si può davvero vedere. Allora, ho esplorato un po' di più Kaelid. Che cosa è successo quindi esplorando un po' di più Kaelid? È successo quello che vi mostro ora. Allora, anzitutto, sono entrato nella galleria di Gael, è quello che ci ho trovato, non è nulla, non è stato nulla di piacevole, perché, come potete ben vedere, c'è stato un drago di magma di nuovo, divertentissimo, riaffrontare un boss. No, cioè, in realtà il boss non mi è dispiaciuto, però averlo ritrovato qui, in forma di mini boss riciclato, mi ha molto deluso, sinceramente. E nulla, penso che non ci sia nient'altro di particolare qui se non io che sconfigo il drago di magma, anche perché poi, se non erro, dopo che lo sconfigo non... Sì, ok, ottengo un'arma, nulla di che, e poi basta, vado qui, apro lo shortcut, ma non c'è più Alexander. Poi sono entrato in questo... Anche il guerriero drago era un boss che veniva ripetuto. Guerriero drago... Ah, è vero. Ma quello erano due volte un boss in teoria, eh? Perché anche il primo era... non aveva il trofeo, ma anche il primo era un nemico potente, quindi... Poi sono entrato in questo dungeon molto particolare, che vi mostrerò in realtà per quello che dura, perché è interessante, anzi vediamo se possiamo magari fare uno speed up, non lo so onestamente, non penso, infatti. Però è interessante questo dungeon, perché è molto diverso dagli altri. Era un micro dungeon, con tra l'altro nulla di particolare all'interno a livello di loot e cose del genere, però era interessante, infatti mi potete vedere qui. Quello di Noxtel, il secondo che ha affrontato da un trofeo, quindi conta... Sì, esatto, il primo sì, cioè il secondo sì, appunto, però quello che ha affrontato per primo era comunque un nemico potente, quindi in teoria riciclato, ma vabbè, comunque sì, effettivamente conta anche con lui. Inoltre, come vedete, sto anche provando a utilizzare un po' di più le doppie lame, infatti queste registrazioni le uso già più spesso, e nulla, se non erro qui non succede molto per il momento, però è comunque stato interessante come dungeon, perché... Sono andato avanti, ad un certo punto c'è stata una chiave che ha sbloccato delle celle, ci sono stati degli oggetti, se non sbaglio nulla di così rilevante. Gnomi armati di ascia, esatto. E poi c'è stato la boss fight, che non era nulla di che, esatto, era questo robo qui. Aspettate un secondo, lo rimetto un po' indietro perché qui è morto malissimo. Però, appunto, boss fight tra l'altro nemmeno troppo facile da trovare, perché era nascosta dietro un robo di legno, però... Secondo me è anche la parte più interessante del dungeon. Anche se questa conformazione unica un po' mi fa pensare. Se non erro, era dietro una spada
Una spada di pietra, insomma. Hanno detto una chiave di pietra questo dungeon. Quindi avevo paura che fosse difficile, ma non lo era affatto, invece. Esatto, vedete, duellante frenetico, che è praticamente una variante di quello che abbiamo già affrontato, solo con l'ascia. Quindi nulla di problematico. Inoltre, siamo forti. Infatti, appunto, facciamo veramente tanti danni con una semplice combo. Qui ci sono io che imparo a rollare piano piano. E vi giuro, rollare in Elden Ring è un'esperienza nuova, dato che ho rollato veramente poco, cioè relativamente poco in tutto il gioco, quindi... Ecco qua. Vabbè, ceneri su ceneri, ne ho ottenuta anche altre di ceneri, ma nulla di importantissimo. Ho anche combattuto altri mini boss, ma erano ripetuti. Ecco, e qui, questa spada è interessante, perché ho ottenuto la regalia di Eocaido, quello che è, una spada che scala su Arcano, che è una cosa interessante. Però oltre a quello non mi sembra nulla di che. Ora non mi ricordo la descrizione cosa diceva. Piccola nazione ormai scomparsa, coloro amato non è Rugge. Vabbè, insomma, ora sono andato molto veloce lì. E basta, nient'altro, credo non ci fosse nient'altro qui da far notare. Ora sì, infatti, non c'è nulla. Poi, cosa è sta... Ah, vabbè. Ah, questo? Io questo qui l'ho odiato. Infatti, come potete vedere, 35 minuti di registrazione non a caso. Perché questo cazzo di drago con la marcescenza, che era semplicemente in mezzo a Kylid, è stato veramente fastidioso. Perché... Ma ci voleva veramente pochissimo per farti ammazzare. Infatti c'è stata proprio una volta in cui sono morto quando aveva zero di vita. Lui è uno dei draghi più fastidiosi. Aspettate, non mi ricordo quando è stato, ma ce n'è stato uno dei tentativi. È difficile da trovare. No, non mi ricordo. Però sì, insomma, è stato veramente fastidioso da combattere. Perché comunque, cioè, è una rottura di cazzo. Però dai, diciamo che in compenso mi è servito a imparare meglio come si combattono i draghi. Questo Exekesk decadente. Tra l'altro che era respawnato mi stavo cagando sotto, in realtà poi è respawnato subito dopo là. Quindi ok, poi cosa c'è stato? Ah, vabbè. La cattedrale, ho trovato questo luogo qui, che è una cattedrale della comunione del drago. L'avevo ucciso, però sei morto allo stesso tempo. No, no, no. Aveva proprio zero di vita, cioè aveva la barra della vita vuota, non si vedeva il rosso, però aveva ancora pochissimi HP, evidentemente. Qui, appunto, vabbè, a parte che sti cazzo di cavalieri tremendi. Eccoci qua. E appunto ho trovato la cattedrale della comunione draconica, che in realtà è semplicemente una versione un po' più grossa della chiesa, qualora... Allora, non ve ne foste accorti, diciamo, e niente. Qui, tra l'altro, sperimento anche un bug abbastanza divertente, ossia il fatto che interagisco qui e prendo questo ricettario che schifo non fa, ma poi, tipo... Aspettate. Ecco. Poi, tipo, esamino e non fa nulla. Non so perché questo bug, però a quanto pare è un bug abbastanza comune, e niente, non credo ci sia nient'altro di particolare qui. Poi, ah, qui se non... Ah, sì, vabbè. Ho incontrato un altro di queste ombre fastidiosissime. Che, vabbè, lo conosciamo ormai. E poi, ecco, questa probabilmente è una delle cose più interessanti. Perché mi ero dimenticato di fare questo, cioè di entrare a sella da questa parte qui. E in questo varco non solo ho trovato il primo dei nemici che avrei cominciato ad odiare in successiva, ossia i cani T-Rex, ma ho trovato anche... No, ho sbagliato. Ho trovato anche qualcosa di interessante, molto interessante, all'interno della capanna. Questo è stato anche sotto consiglio comunque di un amico, però tecnicamente esplorando l'avrei trovato comunque. Piacere di vederti. Sono Gary, un grande sage. So che è molto basso l'audio, eh. Anyway, I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished able to cross the Scarlet Swamp of Aeonia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Ah, then you are willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. E qui, diciamo, Rotting sickness capisco che affects Millicent. sta parlando della ragazza che abbiamo già incontrato. Millicent's suffering can be Beh, un po' ameliorated. speed, un po' sono andato un po' veloce, ma... Find a certain needle, seek
Cyrus needle, made from unalloyed gold, is lost somewhere. Esatto, infatti è quello che dovremmo andare a fare. Poi, cos'altro c'è? Ah, giusto. Vabbè, questo l'abbiamo già affrontato. L'avatar putrescente non è altro che avatar dell'albero madre al suo top della stronzaggine. Veramente, ragazzi, questo coso l'ho odiato profondamente, perché, cioè, veramente, mettere la marcescenza a sti robi qui è la cosa più stupida del mondo. E boh, vabbè. E poi, infine, no, questo è un trofeo di Genshin Impact. Ok, non l'ho registrato, ma niente, semplicemente infine, come ultima cosa che ho fatto, è stato combattere il drago su questo ponte. Ennesimo drago, con gli sputi di fuoco, sconfitto First Try, nessun problema in particolare, anche se era molto forte, infatti ho guadagnato un bel po' di rune. Quindi, detto questo, sono al livello 79, abbiamo tanta roba figa. E nulla. Come ultima cosa, che ho scoperto ma che non ho indagato, quindi andremo ad indagare ora, tavola rotonda. Si è aperta una porta e Fia non era più al suo posto, perché comunque ero andato lì per lo specchio e non ho visto più Fia. Quindi attenzione, tra l'altro non vedo nemmeno Dee. Non vedo nemmeno Dee adesso che ci penso. Ok, questo è strano effettivamente. Mini boss per tutti, cosa hai affrontato? L'ombra e non mi ricordo che altro. Aspetta, dovrei controllare la mappa, però l'ombra, poi se non erro... No, qui nulla, catacombe, eh sì, la catacombe era dove c'era l'ombra, poi vabbè mi sono avvicinato qui, non sono ovviamente entrato qui, qui se non sbaglio non c'era nulla di che. No, mi sembra solo l'ombra in realtà, di boss ripetuti che ho affrontato qui. Non mi ricordo. Sì, perché non mi sembra di aver visto altro. Non c'è nessuno. Da qualcuno dovrebbe esserci, in teoria. No, infatti, oh no. Ecco, questa mi sa che... Non mi ricordo se c'era qualcuno qui dentro, perché comunque il chierico era partito. Roderico ovviamente non era più qua dentro da un po'. Anche Coso, in teoria, se n'era andato. E D anche. Vabbè, allora aspetta. Prima voglio andare in quella porta. Io ho paura di aver mancato qualcosa non avendo esplorato quella porta prima. Infatti è stata una mia grande preoccupazione. Allora, loro ci sono ancora. I can hear it from across the howling and wailing of spirit. You should keep your distance. I know you should. Ok, è sempre la stessa cosa. Quanto Fia manca. Ecco, quella porta. Vediamo un po' cosa dice. Mi sembra di aver visto un drop, esatto. Oh. È Melina, forse? Oppure no? Ah no, è Fia, ok. Chiaro. Oh. Avevamo dato a lui il pugnale. È morto tra l'altro di... Com'è che si chiamava? È morto di... No, non mi ricordo come si chiamava. Quella maledizione lì, insomma, il morbo mortale, tipo. Qualcosa del genere. Finally, it is returned to its rightful place. The stolen Hallowbrand of the exalted noble. And now... I must bid you goodbye as well, though I ask you deliver this message to the round table hold. Esatto, sì, la malattia. I am Fia, deathbed companion, hark round table. Disturb not the death of Godwin, the exalted. We, who humbly live in death, live in waiting. To one day, welcome our lord. What right does anyone have to object? Our Lord will rise. The Lord of the many and the meek. Perché sempre tra di me? Mm.
My job here is done. Quindi, cioè, perché di preciso? Elmo che raffigura due gemelli d'oro e d'argento, noti come D. I due sono gemelli inseparabili, ciascuno aveva il proprio corpo e ciascuno la propria mente, ma condividevano la stessa anima, eppure non sono mai stati vicini e mai si sono rivolti la parola. Probabilmente questa protezione brama di ricongiungersi all'altro D. Beh, sono tipo... come che si chiamano quei due? Castore e... come che si chiamano quei due? Vabbè, non mi ricordo. Mi ricordano loro due. Oppure no? Perché... sì, sì, no, chiaro, ok. Siamesima. Che strano. Tra l'altro, io... giuro che ho chiesto ad alcuni miei amici del perché Ensha mi avesse invaso. A nessuno di loro ha invaso, quindi non ho idea del perché. Cioè, sono quel mistero ancora non l'ho risolto, onestamente. Anzi, non può vedere se magari posso... Schifo non faceva il suo elmo, quindi magari... beh, oddio. A ripensarci un po', forse un po' schifo faceva. Almeno su questa armatura un po' schifo fa. Un po' se posso mettere un cappuccio. No, oddio, tremendo. Possibile che non posso mettere nulla di meglio che quella roba lì. Ah, questo non è nemmeno troppo. No, no, oddio, è troppo. Diventa troppo veramente nulla. Vabbè, dai, facciamo questo. Pure, oddio, in realtà anche questo non ci sta nemmeno. No, oddio, non è vero, è troppo buco. Ok. Va bene. Ok. Well, I took you for no matter. Lay out your arm. The girl has ever time and technique have made her stronger. It is good to see. An imprisoned monster does not deserve an apprentice. But at times that's precisely what she feels like to me. I've gone soft. And it isn't easy. Non penso di poter fare, no, voglio resa col canale più 6. Ora la domanda però è come ha fatto, cioè come è morto qui, perché di norma non dovrebbe poter essere possibile, no? Quindi tantomeno non è un luogo per i duelli. Questo luogo invece abbiamo raccolto delle cose, ma nulla comunque che ci desse un vero indizio su quello che sarebbe successo poi. Cioè erano grimori o... no, non erano grimori, come che si chiamano? Vabbè, breviari, ecco, cosa del genere su... assassini, tecniche di assassinio. Pugnale? Cosa è il pugnale? Ah, il pugnale logo, lo dici. Ma l'avevamo dato direttamente a lui. Sono un po' strano che... Beh, fatto sta che le cose si sono incupite molto velocemente qua dentro, perché abbiamo un Roger in condizioni, non so, abbastanza pessime. Anche se ce l'aveva detto dopo che abbiamo dato il grafo pugnale. Qui abbiamo... che ovviamente ha fatto il suo lavoro. Qui c'è qualcosa, Ensha, che... boh. Gideon, è qualcosa da dirci di nuovo? To the capital, Landell. To the east of the two fingers, Wilden. You may be our best. Aspetta, è presto per andare lì, Gideon. È molto presto per andare lì. Non ho intenzione di seguire le due dita. Così, leggermente. Non quando c'è qualcuno del genere qua dentro, comunque. Non mi fido. Ah, abbiamo anche questo qui, ok.
Bello che comunque gli NPC hanno il negozio apposito, cioè. Figata. Cioè, non solo moriranno tutti. Tremendo. I asked you to be thankful of the halter, and it is all that keeps your Più che altro perché è rosso. Cioè, è questo quello che mi preoccupa di lui. Il fatto che sia rosso. Cioè, lui tecnicamente, no? Ha l'aura di un invasore, ma... com'è possibile? Cioè... come fa ad avere l'aura di un... strano. Come se fosse qui, quasi... con prepotenza, no? Scudo, rupe. Vabbè. Così come se avesse scelto di essere qui senza che nessuno effettivamente lo voglia davvero. Leggi dita. Vabbè, figurati se mi dice qualcosa di utile. Sta merda. No, poveraggio. Oh, la madonna. Che cazzo vuol dire, scusami? Ah, ma perché è un bastone. Ok, pensavo fosse una spada, infatti ero confuso. E dicevo, che cazzo vuol dire? Tutta sta intelligenza e poi è un attacco di merda perché non è un bastone. Vabbè, nulla di che. Si tratti di dita? Ok. Vediamo un po' se là sotto c'è qualcosa. Non penso che là sotto ci sarà altro, però... dubbio controllo, ragazzi. Io non so, non si sa mai. Metti che adesso c'è magari un altro invasore. Perché non si è ancora capito, tra l'altro, questo invasore qua sotto, eh. Che cosa fosse. Cioè, perché c'era un invasore qua sotto? E perché, soprattutto qua sotto, in teoria, che siamo ancora nella tavola rotonda, c'è la possibilità di combattere? Questa è la cosa che mi fa veramente strano. Distra. No, mi sembra che non ci sia veramente nulla qui. A parte mille pozzi di sangue, perché giustamente qualcosa è rotto in culo. Scontro a cavallo. No! Ma Dio Cristo. Vabbè, andiamo via, ho capito. Ha rovinato tutta la tensione questa cosa qui. Vabbè. Ok, allora. Ah, vabbè, Dracotumore Occidentale in realtà non era quello che volevo fare per prima cosa. No, aspetta. Dobbiamo andare nella palude ora. Palude, equivale a... c'è nessuna grazia qui, che palle. Vabbè, Ionia Interna in realtà è la palude. Quindi. Più palude di... dentro la palude non c'è palude, insomma. Allora. Ora. Dobbiamo cercare qualcosa. Ma cosa all'interno di questa palude? E questo è il punto. Ma cosa e dove? Sarà facile trovarlo? Non facile? Chi lo sa? Ok. Fanno sempre cagare sotto i geyser, perché penso sempre che sia qualcuno che si sta avvicinando, in realtà no. Perché ci sono delle rovine qui, ma le abbiamo già esplorate, non abbiamo trovato quello che sembra quel lago dorato, qualsiasi cosa dovesse essere, quindi non penso che sia qui ciò che stiamo cercando. Ma noi dobbiamo pensare a cosa non vogliamo trovare, giusto, anche. Forse... non so. Oh. Perché sei sceso? Allora, anzitutto hai fatto una cazzata, perché scendere qui è pericolosissimo. Ah. Ah. Ok. Arco 2, velocissima. Volevo aiutare, io comunque. Per dire... Eh sì! Vabbè. Ok. Interessante. Vabbè.
Mai voler aiutare le ragazze in difese questo gioco, mai, cioè in difese, le ragazze accucciate questo gioco, il peggiore errore della mia vita. Ora, ora, per prima cosa, spiegami un motivo per la quale vorrei ancora, dovrei volerla ancora aiutare, di preciso. Punto 1. Punto 2. Perché lo farò comunque? Allora, via. Proviamo a combattere veloce come combatte lei. Che ottieni soldi, addirittura. Puttana, quanto è forte. No, ma bevi anche te, bastarda. Vabbè, ma io ho la marcescenza. Perché te non le infliggi la marcescenza? Eccoci qui. Godo. Godo. Nice. Ciao. Mi è venuta in mente una cosa, comunque, che spero non sia vera, non sia giusta, però potrebbe esserlo. Mi è venuta in mente una cosa. Una così. Innanzitutto non abbiamo ottenuto comunque quello che stavamo cercando qui, nonostante tutto. Quindi... Però... Mi è venuta in mente una cosa. Ossia, minchia, ne può. 7, minchia. Ok, pensavo. Sarebbe stato più difficile farlo. Ok. Ossia. Abbiamo trovato un cavaliere marcescente vicino all'invasione di una donna dai capelli rossi. Donna dai capelli rossi, che sappiamo essere dai capelli rossi come un altro personaggio abbastanza importante che ha combattuto in questa palude. Secondo me è un indizio, forse nemmeno troppo sottile. Non vorrei sentirmi intelligente. Questa cosa mi puzza e non poco. No, non è perché era un invasore, ragazzi. L'abbiamo incontrata a Millicent, era qui. E aveva i capelli rossi anche qui. Non perché era un invasore. Non c'entra nulla. Inoltre, un nome anche comunque simile. Io non ho capito nulla. Non dire niente, Lorenzo. Non dire niente. Non t'azzardare a dire una parola. Confusione, vabbè. Vabbè, se non avete capito meglio, così magari evitate di spoilerare nel caso. Dico tutto. Vabbè. Chi è la persona che la sta aiutando? Questo ancora non si può sapere, non si può dire, però. Anche perché io mi ricordo di questo fantasma, non mi ricordo cosa diceva. Che cosa diceva questo fantasma? Ok. Devo dire che ho capito cosa intendi, coglione, vabbè. Beh, fatto sta comunque che siamo ancora a zero, per quanto riguarda la ricerca. Cioè sì, abbiamo trovato questa cosa, ma poi dov'è il nostro vero obiettivo, ossia un altro cavaliere? Ma tu sei diverso dall'altro, non sei lo stesso? O mi sbaglio? Bella. No, ok, sei lo stesso, credo.
Attenzione, aspetta un secondo. No, 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 no. Non avevamo mai incontrati due insieme. Oddio santo. Ecco due. Va bene. Una delle spade a terra. Che poi ragazzi, a me questa speculazione viene in mente solo per una cosa. Ricordiamoci alla fine che cosa a posteriori, perché all'inizio non lo sai, ma che cosa a posteriori ci spoilerà il trailer di questo gioco, il primo gameplay trailer di questo gioco. Per farvi capire. Cioè, nel senso, non mi sembra così improbabile una cosa del genere, più per quello che per altro. Che chi ha gestito il trailer è un coglione, sostanzialmente. A me queste cose danno al cazzo, cioè. Danno veramente al cazzo, cioè. Non mi piacciono per niente quando i trailer devono spoilerare roba, mi danno fastidio. Infatti è per quello che non li guardo, solo che in alcune occasioni li guardo e guarda caso succede questo. Che spoilerano roba. Vaffanculo. Sì, quella simil Valkyria, diciamola così, che sappiamo benissimo chi è quella simil Valkyria, eh. Comunque, c'è stata la cazzo in inizio gioco, quindi sappiamo qual è la simil Valkyria. Non c'è stato solo quello, comunque. Nel gameplay trailer c'è stata una boss fight contro di lei, non so se ve lo ricordate. O almeno, magari mi ricordo male, ma a me sembrava proprio una boss fight contro di lei, quindi... O magari ho delle memorie confuse io, però... No, non quello in CGI. Quello non era il trailer. Cioè, era anche il trailer, ma non era solo il trailer. Non credo fosse una boss fight. Boh, vabbè. Magari mi sbaglio. Però, perché sicuramente non voglio andare a rivedere, però... Ora, fatto sta che non ho idea di dove andare. Che c'è tanta gente simpatica. Ah, qui forse. Ah, ciao. Pensi che baderò ai tuoi uomini? Non ci penso nemmeno. Oh, oh, forse dovrei badarci, forse dovrei badarci. Va bene, interessante. Interessante mossa, interessante scambio di colpi. Ok, devo pensare ai tuoi uomini, ho capito. Ah no, in realtà non so. Vabbè. Sì, vabbè, però, dai. I nemici che si possono entrare nelle boss fight, che palle, dai. Ah. No, ma che farlo a cavallo? Si può fare. Ma il problema è che sono morto per colpa del nemico. Oddio Cristo. Ah, il baby, vado. Ho abbastanza un dito in culo, dite. Sta marcia senza un dito in culo, sono d'accordo. Ma è da fare a cavallo, è palesemente da fare a cavallo. Veramente ho visto boss peggiori che sembravano da fare a cavallo e non lo erano, quindi... Ah, oddio, è vero, forse per il raggio di certi attacchi sì, ti posso dare ragione, però boh, non mi sembra così assurdo. Sì, esatto. Tecniche ironicamente evocare gli spiriti. Ma vabbè, ragazzi, sono spiriti di gente tranquilla. Cioè, nel senso, non mi preoccupano troppo. Quindi. Infatti, non saremmo morti se non fosse stato per quel tizio esterno. Quindi, secondo me.
tranquilli per ora. Ok. Vabbè, però la marcia scienza è odiosa, eh. Bene. Che culo. Nice. No, no, è vero, questa era una mossa d'alto raggio. Vabbè. Okay, me la sono presa nel culo, colpa mia. Sta continuando a crescere. Addirittura, perché cresce ancora la marcia scienza? Evochi ancora? Sei così stronzo? Addirittura, eh? Cioè, ci sono già i nemici, eh. Io ho evitato di eliminarli proprio per questo. Tu evochi ancora. Ah, evochi pure di più forte, ok. Vabbè, allora è uguale, in realtà, ucciderli o non ucciderli. Merda. Sì, però perché la marcia scienza stava crescendo a caso da sola? Affanculo. Affanculo. Affanculo la merda. Affanculo la merda. Bravo, momento sbagliato. Ah, però sono morto anch'io. Credo però che ce l'abbiamo fatta. Ok, ce l'abbiamo fatta. Yes. Ok. Raga, ma che dito in culo? Era una cazzata sta boss fight, ma state scherzando? Da fare a cavallo, ma dove? Scusatemi. Boh. Da quel che so, se uccidi Minion non evoca altri Minion finché non raggiungi tot vita. E infatti è quello che ha fatto. È quello che ha fatto. Li ha evocati soltanto quando ha raggiunto la vita critica. Però appunto, ragazzi, è inutile eliminarli. Tanto sono balestrieri. A meno che non ti ci avvicini al punto che arrivino ad attaccarti fisicamente. Ma per il resto è tranquillo. Molto carino, tra l'altro. Era 300 volte più semplice. Oh, madonna, che rottura di coglioni. Ce l'ho fatta, l'importante è quello. Allora, ragazzi, tranquilli, cioè io apprezzo voler darmi dei consigli, però se ce la faccio anche così non c'è problema, anche perché sinceramente mi piace molto di più fatto così che non a cavallo, quindi non vi preoccupate, tranquilli. Allora, vecchia alabarda avvolta da uno stendardo rosso e consunto, persino dopo la fuga del suo signore, il comandante... Oh, signore, ok, quindi questo è uno di Radahn. Beh sì, i cavalieri effettivamente sono di... Sì, ok, chiaro. Continua a brandire questo vessillo sul campo devastato dalla marcia scienza. Unico veterano a ricordare con orgoglio quella battaglia. Carino. Oh, tu mi prendi per culo perché ce la fai senza cavallo e ti dico perché era meglio rompi pure il cavallo. No, no, ma non è... No, è che mi avete detto, cioè, dito in culo addirittura. Cioè, ho detto, ma no, ma come ragazzi? Sono rimasto sorpreso. Cavallo secondo me è più difficile, semplicemente per la bellissima meccanica puoi colpire solo da un lato. Non è una meccanica, più il fatto che, vabbè, proprio... Dico, che da cavallo è brutto giocare, in generale, secondo me. Ti sparo, Dio. No, scusate, state tranquillo. È che, no, più che altro io apprezzo i consigli, però... Uno, appunto, non stavo avendo difficoltà. Due... Non ditemi subito cosa devo fare. Cioè, a meno che non mi vedete in difficoltà, non ditemi subito cosa devo fare, dai. E se no è backseating. Ricordatevi sempre il tag di queste live, ossia senza backseating. Io apprezzo i consigli sempre, però me li dovete dare nel momento giusto. Se io lo sto affrontando una volta e muoio una volta, poi la seconda vinco, non dovete dirmi che cosa devo fare. Cioè, nel senso, vuol dire che me la cavo da solo tranquillamente. Tranquillo. Diciamo che sto qui diventa problematico quando verrà riproposto in futuro. Con lo spoilerino. Vabbè, questo è big, questo addirittura non è nemmeno backseating. Spoilerino, vabbè. Ok. Ragazzi, non so più che dire. Fate voi, perché ormai... impossibile conoscere un gioco. Vabbè. Non si spoilera, comunque. In sto gioco ripropongono tutto. Non è una scusa abbastanza... non è una scusa abbastanza convincente. Neanche a dire che non hai le prove. No, è vero, ma
Questo qui sembrava un boss unico. Cioè, devi capire che un conto è il drago di magma. Un conto è il comandante che ha pure il nome, quindi... Allora, quindi, di conseguenza... E comunque non si dice, cioè nel senso non... Se potete, ragazzi, allora, se potete evitare di anticipare qualcosa, evitate sempre, sempre. Cioè questa è la regola d'oro degli spoiler, è quella. Se si può evitare di anticipare qualcosa, evitate. Cioè, a prescindere che sia ovvio, non ovvio, le cose... Non me ne frega un cazzo. Cioè, evitate, ragazzi, evitate, semplicemente. Tanto, lo scoprirò, e allora lo scoprirò, non c'è bisogno di dirlo prima. Poi lo si dirà dopo. Allora. Tranquillo. Questa fretta di far sapere le cose, dai. Boss finale Miyazaki. Bene. E questa è un'anticipazione molto inaspettata, effettivamente. Allora, anzitutto eliminiamo questo orrendo... la madonna, quanti danni quando ha la bocca aperta, mamma mia, 1674 danni, ok, let's go. Oh, you found the unalloyed gold as promised. I've detailed the secret of Celia right here. Go on. Ma cosa c'entra Sekiro? Ma Sekiro ha un senso per quelle cose lì. Dai, raga, abbiamo già detto, non pariamoci il culo così. Sono generale, è normale che in Sekiro ce ne siano di più. Well, this is a marvel indeed. The work of a true artisan, a meticulous bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half. Ma vaffanculo, questo è il segreto di Celia, vabbè. Questi sono comandanti stessa roba. Ho capito, ma dipende tutto quanto dal contesto, cioè... Non... Cioè, nel senso, io non ho il contesto per sapere se... Anche perché questo è un comandante importante, l'abbiamo appena letto. Questo è un comandante importante, quindi mi dico, ok, magari non ce ne sono altri come lui. Cioè, non si può mai sapere in contesti del... Odio fare cardio, ragazzi, che palle. Vabbè, dai. Più odi e più meglio è. Quindi dai, non cerchiamo di pararci il culo con ste cose. E comunque, alla fine dei conti, se io la considero spoiler, è spoiler. Io lo so che posso essere un po' un rompicoglione quando si parla degli spoiler, perché a me veramente mi basta una piccola anticipazione e mi dà fastidio alle volte. E chi mi conosce lo sa, però fatto sta che se a me dà fastidio, mi dà fastidio, punto. E ho ragione io. Più che altro perché fastidio è il mio. Quindi, evitate. Grazie. Tanto non ho sospeso, non ho bannato, non ho fatto nulla, quindi non è nulla di grave in questo caso, Quindi è giusto una... per affrontare dei nemici. Ah, no, scusa, anticipazione. è vero, sai cosa dovevo affrontare? A proposito dei nemici, dovevo affrontare il tizio là sopra. Innanzitutto voglio tornare un attimo qua che voglio capire due cose. Ma poi... Miss... If you are wise, you will leave my flesh. Non posso fare un cazzo ancora? Ma sei serio? Persona adorabile. If molto. Wise, vabbè, capito. Addio. E poi, in realtà, noi ridiamo e scherziamo. Adesso io estenderò ancora il discorso, perché in realtà dire... Anche in realtà una frase come preparati, dovrei affrontare dei nemici, può essere un'anticipazione alle volte, spoilerosa. Tutto dipende dal contesto. Metti per esempio che... non lo so, tavola rotonda, no? Dove non si può colpire nessuno. Qualcuno mi avesse detto, dalla prima volta che ci incontravo... che ci incontravo... Che ci andavo... qualcuno avrebbe detto, guarda, stai attento che incontrerai
un invasore che ti farà il culo qui. Io avrei detto... Oh. Cioè, quello sarebbe stata un'anticipazione. Ripeto, non troppo grave, perché avrei detto, vabbè, possibile. Però è un'anticipazione, ragazzi, quindi a parte le cazzate. La macchina segna che faccio 226 battiti al minuto, che le sto letteralmente morendo aiuto. Ma stai allenando, è normale, cioè. Aiuto. Oh, che palle questi qui. Madonna, nemici volanti in sto gioco, la cosa peggiore del mondo. Ok. Ma è pieno di questi, mi stai dicendo? Oddio. Ah, stai buono. Ma cosa vuoi tu che non mi fai a malapena danni? Questi sono i cosi di Bloodborne più scarsi. Quali, oddio? Non me ne ricordo, gente, così cosi del genere in Bloodborne. E l'ho giocato diverse volte, mi sembra strano. Ehi. E là? Ah, ok. I finti gargoyle. Ah, è vero. I finti gargoyle di Bloodborne. Qui si arriverà chissà come. Vabbè, sarà sicuro il luogo di una boss, sono abbastanza sicuro. No, ancora, no, basta, eh. Oh, porca puttana. Allora, oggettino. Un'aurea. Let's go. Mezzi uomini. Sono i primissimi uomini che incontriamo, vero? Se non erro. Sì, dovrebbero essere i primissimi uomini che incontriamo. Qua quando otterrai le 50 veline apparirà il gabibbo. Però devi stare attento che infligge la malattia scarlatta ogni colpo, capito? Va bene, sarò attento. Attenzione imboscata, va bene. Oh, attenzione, era veramente un'imboscata. Ehi, 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 ehi. Oh, ehi. Buoni, ehi, buono. Vieni qua. No, come? Cosa è successo? Ok, vieni qua. Oh, ok, let's go. Dardo della chiave nera. Ok. Qua si vuole leggere la descrizione più che altro per capire cos'è la chiave nera. Ah, balestra nera di Creba. Ho capito. Vabbè. Sì, l'avevamo ottenuta. Anche non mi ricordo già più chi è, però l'avevamo ottenuta. Quest'arma. Bell'arma. Allora. Niente, non so perché non mi è mai venuto ad esplorare qua sopra. Oh no, una torre. Anche se ho paura che ci sia un altro scrigno pericoloso qua sopra. Torre di vedetta sulla palude. Tenebre eterne. Vabbè. Siamo calmi. Che cazzo di stregonerie sono? Attira gli incantesimi. Oh. Carino. Cioè, quindi annulla tutti gli incantesimi perché li attiri su quel punto e ti evita a stregone, le stregone super anime. Sì, sì, sì. Poi soprattutto quante stregonerie, ragazzi. Ecco, una cosa che non mi sta piacendo per niente di questo gioco è proprio quello.
il fatto che non c'è un singolo... non ci sono oggetti che non scalino su intelligenza. Cioè, tutto quanto è basato sull'intelligenza in sto gioco. Dopo 60 ore abbiamo ancora armi che scalano e basta su intelligenza. E io posso capire a Raya Lucaria, o comunque sia a Liurnia in generale, che è vicino all'Accademia Magica, ma anche a Sepolcide e anche a Kaelid. E porca puttana, ho intelligenza arcano, esatto. Cioè, Dio santo, ma posso avere io un'arma nuova oppure no? Cioè, voi vi rendete conto di quanto ho dovuto aspettare per ottenere quest'arma qui, che fa pure cagare al cazzo, tra l'altro. Cioè, che non è nemmeno così chissà quanto forte. La spada detta ornamentale, che ho dovuto sconfiggere un boss che non si trovava da nessuna parte, tipo... Cioè, dai, santo Dio, non si può fare così sta cosa. È totalmente sbilanciato sto gioco da questo punto di vista. Ne sta una sola che scala tanto su destrezza. Cioè, ma non è possibile, veramente, ragazzi. Non si può. Non si può. Questa cosa è veramente brutta, perché è altro che accessibilità. Accessibilità è un cazzo. Se hai intelligenza puoi fare di tutto in sto gioco. Magie che ti danno a ogni angolo. Armi che ti danno a ogni angolo. Cioè, puoi fare tutto con l'intelligenza in sto gioco. Veramente terribile come cosa. Però vabbè. Vabbè, lasciamola passare, giusto per il fatto comunque mi basta la spada lunga, io non sono uno di quelli che pretende chissà quale arma. Anzi, non faccio doppie spade lunghe solo perché mi sembra troppo banale, altrimenti mi basterebbero anche quelle. Bravissimo. Spadone è già OP di suo, figura di due. Vabbè, che c'entrano i spadoni. Vabbè, sì, ho capito, in che senso. Io ho paura di essermi perso quello che ha detto il vecchio, comunque. Cioè, cosa ha detto di preciso il vecchio, ragazzi? Perché non lo so, è come... Cioè, l'ho ascoltato e non l'ho ascoltato allo stesso tempo, perché stavo pensando al discorso che dovevo fare, quindi... Onestamente, se ha detto qualcosa in più riguardo al segreto lì, è... Che segreto già lo sapevamo, ma... Ha detto qualcosa in più, non l'ho sentito. Perché mi sembra strano che non abbiamo risolto nulla alla fine con quel lago. Boh, non lo so. Magari devo leggere la descrizione del lago, aspettate. Proviamo a leggere anche quello. Tra un po'. Tempo che ammazzo lui... Poi si va. Allora, senti tesoro, del gigante. Allora, poi è un troll, io continuerò a chiamarlo gigante, ma sono troll. Ma beh, nulla, mi sono andato ad ammazzarlo apposta perché pensavo avesse qualcosa, in quanto sai, era unico, a quanto pare no. Ok, allora, Ago, dove sei? Non è quello, cioè questo è un Ago d'oro, ma non è quell'Ago d'oro, quindi... Allora, madonna. Gli abbiamo dato, vero? Comincio a pensare che gli abbiamo dato. Mi sa di sì. Allora, proviamo a tornare un attimo da lui. Più che altro è che voglio capire se mi sono perso un dialogo, cioè se ne ho capito male io e c'è qualcos'altro che dovrebbe dirmi oppure no. Non lo so.
controllo. No, no, no. Gabazza. Ok. Cosa è successo? What? Cos'è? Ha smesso... Ha disimparato il volo con la libellula? Come ha fatto a morire di caduta una libellula? Vabbè. Poveraccia. Immagina essere un animale volante e morire cadendo. Cioè, che tristezza. Ah, ok. Now it will forestall the rotting. Will you give it to the... I will reward you in... Va bene, glielo do, però... Lo so. ...by the witless pests who worship her, or rather her rotting sickness, as a god. A wretched fate, indeed. The poor girl. Vediamo un po' vedere cosa ci dice l'ago dopo. Lagone d'oro. Eccolo qua. Lavorato d'oro purissimo. Un tempo spezzato a metà è stato riparato dal saggio Gori. Feticcio rituale creato per scongiurare le intromissioni di divinità esterne. Sembra possa essere in grado di prevenire l'incurabile mormo marcescente. Ora non devi fare altro che consegnare l'ago. Vabbè, chiaro. Bello però che ti dà l'indizio anche nell'oggetto. Questa è una cosa molto carina. Che in realtà lo fa con un po' di oggetti, cioè che tipo cita delle frasi di anche tipo le armi dei boss. Non è male questa cosa. Mi piace. If you are wise, my flesh topia stago. I stab myself with the needle to quell the scarlet rot. But how? It just works. I've decided I would rather trust you. And simply continue to spoil from within. Sì, tanto una feritina piccolina. Averting your eyes for a moment. Azz. Ah, pensavo fosse un posto stesse per partire una cazza, invece no. No. Solo. That was easier than expected. But why do I feel so? Ma è andato via un braccio, sbaglio. Sì, è andato via un braccio. Confermo. Che ago era, scusatemi. O ce l'aveva, non ce l'aveva già prima, non lo so, non l'ho capito. Ok. Riposo. Oh, attenzione. Ok. A posto. I hoped to see you again. My apologies for when last we met. I fainted before I could even thank you. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. Ma ragazzi, ma gli mancava il braccio anche prima oppure no? Though I can scarcely believe it myself. I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this by way of thanks. A token though it is. Che nome è Cimelio della portatrice di protesi? Vabbè. I'm considering leaving. With the needle buried in my flesh, I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. Magari non mentre imponi una spada curva mi me la cerchi di piantare in gola, però comunque sì. Non vedere sulla tua faccia. Attenzione in realtà, perché sono quegli occhi. Gli occhi gialli sono naturali oppure no? Non credo siano molto naturali quegli occhi gialli, onestamente. Non lo so però, perché diciamo che non mi suggeriscono nulla di buono. Anche perché non hai proprio un faccino molto, come dire, gentile, ecco. Delicato, grazioso, ma non molto gentile. Quindi un po'. Oh, ma muove la bocca. No ragazzi, ma muove la bocca quando parla. È incredibile. Non ci avevo fatto caso. Ok. Persona adorabile. Sì sì sì. E, ok, va bene. Ora andrà via.
Andrà via. Andata via. Ok. Quindi, vediamo un po' cosa fa questo robot che ci ha dato. Ah, ok. Ma. Non male. Sebbene piagata dalla marcescenza fin dalla nascita, dopo l'incontro con il suo mentore e maestro di spada, la fanciulla sviluppò una forza senza pari. Beh, non sono il suo mentore, quindi... Però grazie per il complimento del maestro di spada. Bella metafora, interessante. Forse è la prima volta che forse sta cercando di complimentarsi con noi indirettamente il gioco. Chissà di chi parla. Vero? Chissà di chi. Ragazzi, odio questo gioco. Allora, no, non è vero. Ok, vedo che Pinkalo si è ammutolito. Credo scappato via dopo che lo ha ammonito. Oddio. Ah, è la palla magica. È vero, ma chi cazzo lo lancia sta roba, tra l'altro? Mica l'ho capito. Boh, vabbè. Ui. Allora, potrei provarci, però è un po' rischioso. Uff, ok, ce la fa. E viva Albert. If. Ok, Vediamo un po' se il tizio ci dice qualcos'altro. Se è ancora qui, anzi. Che okay. Vedi che non è più qua. Ah no! Hello again. Ciao, hai viaggiato molto. About this place felt familiar to me, so I decided to pay a visit. Hoping to find. Eppure io, sai. I've only found emptiness. Perhaps before my departure, I needed someone to say farewell to. Well, I must focus on my journey, for which I have you to thank. I must stay strong. Well, I must focus. I must. Nightmare. Ma oddio, è vero che salto perché X. Ok. Vabbè, non so cos'altro fare qui, quindi dai. Ah no, aspetta, non è vero, non devo andare qui, che palle. Ogni volta voglio andare verso il castello, ma non è mai quello che devo fare. Voglio molto andare verso quel castello, ma devo attendere al momento giusto. Ora dobbiamo un attimo andare a quell'altro punto indicato sulla mappa. Draco Tumulo. Let's go. Allora, quindi ora, a parte i draghi. Allora, di qua ci siamo già stati, quindi in teoria credo di non dover nemmeno prendere questa via. Però di qua è tutto nuovo, cioè è tutto nuovo, sì, tutto nuovo. Alcune virgolette, per carità, però sì, diciamo che... Buoni tutti, ragazzi, buoni tutti. Targettabile, no? Ok. No, non mi sembra... No, fermo. Okay. Allora vedi che era davvero il suo ruggito a indebolirmi, bastardo. L'ho preso giusto l'ultima volta. Minchia, si indebolisce. No, non il telescopio, non ero. No, addio!
Vabbè. Ah, ci sono un po' di sono un po' di draghi in giro, ok. Forse questi a non te l'avevo detto? No, non me l'avevi detto. Strano, è vero, però me l'avevi detto. No, scherzo. Oggi mi sento cattivo, ragazzi. Scusate. Adagio, adagio, mi sentii malvagio. Allora. Aia. Quando ce ne andremo tutti. Addirittura con le emoticon. Bello. Scusa, scusa. Vabbè. Portano a vicenda, insomma. Ho capito. Ma vaffanculo. Mordina. Sì, ma quanti sono? Non sono un po' tanti. Signor gioco. Aiuto! Sì, ma stanno arrivando anche da dietro. Non va bene così. Aiuto. Aiuto. Qualcuno che mi aiuta? Dai, ho fatto favore a mezzo mondo, non c'è nessuno che può venire ad aiutarmi? Mortacci loro, mortacci loro! Oh, è sceso! Vittoria! Ok. Si gode, ok. Aspetta, eh? Aspettate che adesso risalgo e vi faccio il culo, maledetti bastardi. Anche perché non sono solo, ho i miei amici, ma non posso evocarli, vaffanculo. Aspetta, forse di qua sì, infatti. Venite a me, soldati marionetta! Ok. Guardali, guardali, guardali come spaccano tutto. No! I miei soldati. Stannatelo prima che possa rialzarsi! Si capisce ancora di più un cazzo. Vabbè. Ah! È una... No! I miei soldati! Maledetto, la pagherai cara. Erano i miei amici. Aia! Che dolore! Mamma mia. Quel cazzo di indebolimento, ogni cosa sciotta praticamente. No, no, no! Ok. Vieni qua, merda, vieni qua, merda. Buono, ma tanto io ti conosco, sai? No! Conosceva anche tua madre, quella squamata troia. Sad, volevo dirlo. Mi era venuto in mente, volevo dirlo. Allora, no, no, sta arrivando qualcun altro da dietro. No, mai, no, lasciami in pace. Basta, per piacere, basta.
Quanti siete? Ma vaffanculo. Voi e questi moveset del cazzo che avete. Ok, è un altro andato, via. Mancano altri 5 più o meno. Altri 2. Mamma mia, lo scontro più difficile del gioco, cazzo. Ah, ok, però me ne ha date ben 4 di ampolle lui. Si gode. Aspettate, fermi tutti. Ecco qua. Bam. 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 Ehi. Buono lì. Buono lì. No. Mi dispiace. Non ce la farai. Yes. Va bene il gioco. Madonna ragazzi, quanto sono forte, raga. Quanto sono forte, mamma mia. Sconfitti tutti. Tutti. Mamma mia. Il più forte. E ora cosa fai, eh? Ora che sei rimasto da solo, senza draghi. Brutta merda, eh? Senza amici. Brutto coglione. No, muori. Pensavo di poter fare una chiacchierata interessante con te, invece. Ok. 5 cuori di drago. Vabbè, valeva come 5. Va bene, un nuovo potere draconico è disponibile, mi fa piacere. Non c'è nulla qui. Wow, ok. Dov'è il mio GG, ragazzi? Dov'è il mio GG? Ho bisogno di un GG. Non è vero. Perché penso che non frega un cazzo, però. Comunque. Ok, dai. Buoni progressi. Cos'è stato? Si è rotta una bottiglia? Cos'è successo? Direi che comincio a far salire anche la vitalità, vorrei arrivare a 35 perché ho un po' paura di danni di sto gioco. Quindi... Forte Faroth. No, dai, basta sto veleno. Ho rotto i coglioni. Vabbè. Niente. Impossibile non avvelenare ogni 5 minuti. Delle rune auree è assurdo comunque. Vaffanculo, vabbè. Ok. Rushare non mi sembra una così brutta idea, però non penso sia molto facile con dei nemici volanti, quindi forse non è una brutta idea, ma... It's not easy to pull off, diciamo così, se dovessimo dirlo in inglese. Proviamo, vai. Vabbè.
Anche loro danno dall'altro rune aree di qua, rune auree 4. Ah no, non è vero, non ci proviamo comunque. Confido nel fatto che se stiamo attenti a fanculo. Oddio santo, veramente. No, ok, lasciamo, basta. Rotto i coglioni. Dio santo. Che palle questi cazzo di volatili di merda. Ma perché? Perché un forte pieno di volatili? C'erano da affrontare dei cavalieri. A sto punto. Un forte, secondo me. Let's go, let's go, let's go. No, 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 ok. Godo. Volate, ma non volate in alto, a quanto pare. Si gode molto. Seconda parte di quel medaglione, vero? Dimmi di sì, ti prego. Dimmi che è la seconda parte di quel medaglione. Certo che lo è. Il grande montacarichi di Dectus. Che collega gli Urn nell'altopiano di Altus. Di Altus. Oh. Nice. Attenzione, spettro. Oh oh. Piccolo. No! Piccola invasione. Stavo per dire, ma. Stavo sempre più vicino quella torre, invece no. Non lo era, non lo era. Let's go, 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 let's go. Ah, ma quelli spettri, ok. Ehi. Non passare attraverso le pareti. Non fare il Dark Souls normal. Dark Souls Average Experience, per piacere. Visione di furtività. Ehi! Dunque, a quanto pare questi spettri non sono evocati da nessuno, ci sono e basta. Di solito, a quanto mi sembra di aver capito. Se boh, non è che mi sia molto chiaro. Ok. Si scende. Qui pure. Tanto bella però da vedere la pioggia a Kaelid, anche perché piuttosto che quel rosso infernale.
pioggia è molto più carina ed elegante. La domanda... ok. Rattone, minchia quanti danni. Ehi, 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 stai buono, eh. No, ok. Porco due. Rattaccio di merda. Ecco qua. Sigillo piaga di Radagon. Che cos'è? È un talismano, immagino, no? Sì. Aumenta notevolmente vari attributi oltre ai danni subiti. È un altro? E quanto le aumenta sto giro? Di 5. Sono folli. Cioè, questi sono 20 livelli in più praticamente. Leggendario talismano ricavato da un occhio adornato con una runa ancestrale. Ritenuto il sigillo del re Radagon. Porco due, ragazzi. Ma è fenomenale, eh. Cioè, guarda qua. Cioè, tu se equipaggi questi due puoi farti 37 livelli praticamente così. Poi verrai shottato da ogni cosa probabilmente, ma sono 37 livelli di caratteristiche praticamente. Anche questo ovviamente, però questo è per le caratteristiche magiche. Wow. Non deve essere però troppo male, tipo per una solo level 1, perché considerando che probabilmente in una solo level 1 vieni comunque one-shottato, o comunque sia una run livello 1, perché ovviamente non hai le anime, cioè non ci sono le anime, quindi... considerando che vieni one-shottato sicuro a un certo punto, tanto vale equipaggiarsi tutti e due, così almeno hai le caratteristiche buffate. Però senza l'aumento di livello, perché l'effettivo aumento di livello non c'è lì. Quindi... figata, figata. Ok, possiamo finalmente andare dove volevo andare da un bel po' di tempo. Ossia, al castello. Bene, ragazzi, mancano... ah, tra l'altro c'è un portale qui davanti. Me lo sono perso questo, mi sa. Me lo sono decisamente perso. Cioè, me lo sono dimenticato, ecco, che ci fosse. Quindi forse non si va direttamente al castello, forse sì. Ho un po' paura a cliccare questo portale, onestamente. Perché sappiamo che i portali sono stronzi. Cioè, proprio per natura i portali sono delle cose... natura, capito? I portali sono delle cose naturali. E sono delle cose veramente infami, quindi... vabbè, proviamo, dai. Ce l'abbiamo davanti, proviamolo. Secondo me ci porterà in un luogo del castello non piacevole. O forse ci porterà nella spiaggia. Ecco, ci porterà in un luogo del castello non piacevole, lo sapevo. Era più la seconda che la prima. Vabbè, no. Raggiungo un'altra destinazione. Se ci posso tornare anche senza, ci vado senza. Tosto. Perché mi dà fastidio l'idea di utilizzare questo portale e buttarmi in mezzo al castello. Vaffanculo. Voglio andare e basta. Vado a farmi una doccia, ok. Sì, uno. Vabbè. Cenere. Qualcosa che sputava fuoco qui. Forse quelle... quelle macchine, no? Cioè quei dispositivi strani. O forse qualcosa di peggiore. Qui c'è un altro portale del teletrasporto. Utilizziamo anche questo. Vediamo un po' dove ci porta. Se sarà sempre lo stesso luogo, forse? Non penso, onestamente. Sarà un altro luogo. Magari un... ah no, ok, è lo stesso identico, vabbè. Guarda, castello, sì. Vabbè, ciao. Ciaone. Chissà perché c'è questo portale qui. Per farti saltare qualcosa, forse.
Chissà. Sono un po' strane i portali, onestamente. Sono veramente strane. Cioè, alcuni di questi portali sono veramente strani perché ti fanno attraversare cose completamente a caso. Altri sono utilissimi perché ti portano in luoghi sconosciuti quasi. Luoghi difficili da raggiungere. Torre. Torre, torre, torre. Che ha una bella gettino. Va bene. È un po' tardi per le pietre della forgiatura 3, però d'accordo. Va benissimo anche così. Ma non si può entrare? Ok. A quanto pare no. Potrà entrare da sopra forse. No, vedi che c'è qualcosa lì, però aspetta, Come non si può entrare? No, dalla base non si può entrare, anche perché mi sembra di vedere lì che non c'è nessun pavimento particolarmente renderizzato, quindi. Non renderizzato, intendevo dire texturizzato. Gigante. Dovrei leggere i messaggi, non... perché mi dimentico sempre di non leggerli ogni volta, però mi tentano perché sono comunque iterazioni sullo schermo, quindi. Ah, forse quello intende come gigante. Oh merda, ce ne sono due. Ok, due no. Due sono belli problematici. Forse ho capito il significato del portale. Merda. No, 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 no. Porca puttana. Brutto idiota di un cavallo. Io perché mi devo... Perché questo gioco mi deve... Perché solo Red Dead Redemption 2 mi ha fatto affezionare ai cavalli? Cioè, ai cavalli sì, in generale, è vero, per un periodo effettivamente è stato così, ma... A un cavallo, e tutti gli altri me ne devono far odiare i cavalli. Maledetti loro. Aspetta, ma... Andiamo un po' lì? Perché magari c'è qualcosa, dato che ci sono i messaggi. Davanti oggetto prezioso, una cazzata incredibile. Ah no, è vero, aspetta. Sono cascato, va bene, dai. Sono cascato. È vero, aspetta. Non era vero. Ok. Bello, bello, è stato bello. Vabbè. Ho perso 50.000 rune, è vero, però. Frega cazzo, sinceramente. Sto a posto anche così, non mi sente come il livello faccia la differenza ora. Content. Allora, ora bisogna capire se c'è effettivamente un modo per no, scusate. Per entrare oppure no. Perché mi sa che non c'è proprio un modo per entrare perché è chiuso. Quindi credo che o si... Ah no, aspetta, però qui c'è qualcosina, Quindi o si entra appunto dai portali, quindi per quello che ci sono. Comunque uno strano modo di porre le cose, però. Non c'è nulla qui. Ok. Oh, nice, finalmente, cazzo. Altro credo sia il secondo pezzo che abbiamo, quindi forse possiamo farlo anche al più 16 l'arma. Però cazzo, è sì, ok. Però cazzo è dura trovarne da 6, eh. Mi sa che abbiamo veramente un ottimo equipaggiamento, allora, nel senso che da 6, cioè nel senso dopo quello lì da... Perché non lo puoi evocare qui, vabbè. Dai, però, come esco da qui? Oddio. Pensavo di poter salire. Così, con così tanta fluidità. No, ok. Perché non lo puoi evocare qui? Beh, mi sembra un luogo stabile, a meno che non si possa chiudere in qualche modo questa roba qui. In questo caso, potrei capire, ma... Sento una grazia, tra l'altro, nelle vicinanze. Oppure uno scarabeo.
Ehi. Sinistra. Ma a sinistra c'è il pericolo. Vabbè, sei te, non è che sei problemato. Come mai tutta sta morte qui? Cosa cazzo c'è qua? Oh. Ma io vedo semplicemente di soliti... soliti tizi. Ormai... ormai stiamo morendo più di cadute che di altro, comunque. Non ci sono altre morti. Cioè, solo cadute sono. Vabbè. No, meglio così. Cioè, preferisco morire di cadute che non di... di nemici potentissimi che mi spaccano il culo, onestamente. Molto meglio quando è così. Molto, molto meglio. Dio santo. Vabbè. Giusto che avevo solo 1000 rune. Ehi, ma ciao piccolo. Vieni qua, vieni qua. Attacco fiammante. Attenzione coda. Allora. Buonasera, Lord Chaff. Era da un po' che non ci si vedeva. Non mi ricordo nemmeno quando è stata l'ultima volta, onestamente. Era sempre probabilmente su Yakuza. Ok, non si apre da questo lato. Apri tu? Oh. No, scusami, vabbè. È stata così. Pensavo di invogliarlo ad aprire, tipo Dark Souls 2. La meccanica segretissima del tizio che ti apre la porta. Una bella chicca, sinceramente. È un po' che non passo. Come va? Tutto bene, più o meno. Si vive. E si muore anche un po' giocando a questo gioco, però. Per il resto va bene. Castello di Manto Rosso. È una host o è un... sembra una host. No, oddio. Sembra avere una direzione come suono. Quindi... ti sta piacendo? Sì, sì. Ha delle cose un po' che non mi fanno impazzire, però sta piacendo. La vedremo alla fine, perché fino alla fine non posso giudicarlo di per sé. E comunque, almeno quello è la cosa... cioè, una delle cose belle è quello, cioè sia il fatto che cambia costantemente. Nel senso, fino alla fine non puoi davvero sapere se hai visto tutto o meno. Quindi è un vanto comunque che pochi giochi possono avere ormai. Giusto una questione di precauzione, ragazzi. Mi dispiace, ma... ah, vabbè. Carino. Ci sta. Non mi servono più, però. Ci sta. Credo, oddio. Oddio, ma mi servono le 5 o 6? No, le 6 mi servono, non mi servono le 5. Spada dritta lui.
Beh, vediamo. Controlliamo. No, ma mi servono le 6 cose sicuramente. Eh sì, infatti mi servono le 6. Fino a più 18, quindi. Non le 6. Allora. Ah, ok, ho aperto lo shortcut. Nice. Cioè, shortcut. Non tornerò mai più lì. A meno che non trovo la... Non muoio prima di una grazia, ma la sento molto vicina, quindi... Infatti credo sia qui sotto. Cosa cercavi di fare? Fantello. Ah no, non è così vicino. Nemico forte, ma che cosa vuol dire nemico forte? Non è vero. Ok. Ho sperato. Ok. Porta non interagibile, addirittura. Fino a questo punto. Sono convinto che... Più avanti arciere, vabbè. Ok, quindi... Vabbè, credo di dover salire là sopra, a sto punto un bel saltino. Tra l'altro qui c'è il bacino di evocazione, quindi questa è, diciamo, l'entrata ufficiale del castello. Beh, sì, con il portone chiuso ci sta. Allora. Vediamo un po'. Oddio, devo fare davvero un parkour del genere? Un po' difficile. Infatti, no, è abbastanza difficile. Ah, ok, no, ma basta qui. Pensavo fosse più alto, ok, sono stupido. Anche qua sotto non sembra esserci roba brutta, però vorrei salire prima qui. Ok. Ma non si raggiunge nulla qui. Punto di cerchinaggio, no. Non che mi faccia schifo l'idea troppo, almeno, perché mi sembrano pericolosi, però... No. No, niente. Vediamo un po' se riesco a salire sul barile senza che si spacca. Niente. Si spacca poi, spacca. Niente. Devo risalire. Grande platform. Vabbè, sicuramente con il salto libero è già un platformer migliore di quanto lo siano mai stati i precedenti. Perché i precedenti erano... fanculo. I precedenti erano... Spacca era un bel termine. I precedenti erano tremendi con certi parkour. Infatti io una cosa che dissi nelle live precedenti del The Ring, che ripeto ancora ora, se facessero lo scolo in questo gioco, lo scolo di Dark Souls 2, sarebbe carino. No, non lo posso passarci, no, ma ero convinto di poterci passare, vabbè. Sogni infranti. Ok, allora devo scendere per forza qui. Ok. Stando attenti alla merda. Ok. Dai, che fastidio sentire quella grazia lì vicina e non poterla raggiungere. Tipo, no vabbè, non lo voglio fare questo paragone. È molto, molto grezzo, molto maschio. In modo brutto. Non lo voglio fare. Mi ritirerò dal fare questo paragone. Allora, questa è la porta che non si apre, vabbè. Strano. Deve essere un potenziale shortcut. Ah, ma sei uno scarabeo, merda. Non dovevi essere uno scarabeo. Dovevi essere la mia salvezza. Dovevi essere una grazia. Non dovevi essere uno scarabeo. Oh, oh. Vabbè, è giunto il momento, allora. È giunto quel momento lì. Io direi che... Magari facciamo... Cerchiamo di attirarne uno solo. Quindi utilizziamo un po' di tecnica. Sperando che qualcuno non si aggri mentre... Benissimo. Non lo dovevi dire, ora voglio sapere il paragone. Vabbè, dai, il paragone era molto semplice, semplicemente. Come se te la facessero annusare per tutto il tempo senza dartela, ecco, vai. Diciamo. Hopla. Paragone molto mascolo. Nino, orco 2. Ok. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai. No, merda. Ok, mi sa che la devo fare con lo scudo. Ok. No, che sei tu? Ma perché c'è una melma di merda? Aiuto. Ah, molto easy, sì. Aia. Poi do l'impressione sbagliata. Aia, tots. Oh. No, fermi tutti. Fermi tutti. No. Ok. Bevi. Ok. Wow, wow, ok. Bello. Interessante. Addio. No. Aiuto. Ok. La si può fare, la si può fare. Non può
po' di casino per la telecamera e per tutti noi, ma ce la si può fare. Let's go. Ah, yeah. Che dolore. Vaffanculo. Vaffanculo. No, questo è stato il tuo errore. Ma cosa vuole questa melma di merda? Levati. Non sei il protagonista e non sei nemmeno una minaccia. Ok, sangue animale, vecchia zana, nice. Simba lo ricordavo meno incazzoso. Allora, ora rimani solo te. Cosa sarai senza il tuo amico? Nulla. Ah! Anzi, ti appronto con la lavarda, te vai, giusto per differenziare un po'. Aia. Aia. Potrebbe non essere così facile con la lavarda, forse dovrei tornare alla spada. Va bene, torno alla spada. Ho capito. Via, contrattacchi più veloci della spada. Cosa? Animazione. No. Non posso bere? No. Magari non davanti a te mentre mi fai un attacco. Non morire ora, eh. Senti a me. Magari. Ecco. Oh. No, no, aspetta. Ok. Aio. Ok. Aio. Merda. Perché mi ha colpito nonostante avessi lo scudo alzato? Eh sì. No. Ma perché ancora quella melma lì? Ma cosa vogliono ste melme? Madonna santa. Oh, ma attaccano lui. Attenzione. Gli hanno fatto danno o sbaglio? Sembra di sì. Aiuto. Aiuto. Non vedo. Non vedo. Non vedo. Aio. Che dolore. Bevi. Ok. Si gode. Oh, tanco tutto. Tanco tutto. Tranne questo. Non devo tankare. Mori. Cioè, non tu però. Io. Pepe. Boom. Bevi. Ok. Non cazzi. Ok. Va bene, ora sono in pericolo. Ora mi sento in molto pericolo. Aia, mi sento in estremo pericolo. Ora, no, ce la possiamo fare? Ce la potremmo fare? E niente. Perfetto. Va bene così. Ok. Ok. E vabbè. Sperando. No, questi sono sbaglio respawnano. È come se respawnano. Oh, che palle. Devo rifarmi tutta la strada. No, non è vero, non devo rifarmi tutta la strada. C'è il portale apposta. Ecco a cosa serve il portale. Adesso ho capito. Altro che shortcut. No, no. Allora. Ora. No, non respawnano. Ok, nice. Very nice. Proviamo a combattere con la lama doppia, vediamo se ci riusciamo. Adesso ci riusciamo più facilmente, intendo. Ma perché mi col... Vabbè. Ah! Aia! No! Vabbè. Ok, effettivamente è stato più semplice con le armi doppie, con le armi doppie che senza, però. Sono morto per nulla prima. Ok, pietra la forgiatura, ok, ok. Tutta comunque roba che non è il massimo, a livello di materiali. Ciao. Vabbè. Sempre un colpetto lo dovete dare, comunque. Qui? Niente, non si apre. Porte non interagibili in questo castello per qualche motivo. Allora. Quindi abbiamo. Vabbè, quindi cosa serve venire? Cioè, niente proprio. Serve. Vabbè. Con che host sto castello? Sì, esatto. Molto carino. Infatti, bisogna capire se è una host oppure un suono ambientale. Perché mi sembra direzionale in qualche modo. Quindi. L'audio intendo. Quindi. Credo che venga da qualche parte questo. Canto. Come venire qua non serve. No, dico in questo spazietto qui. Te calma, te calma. In quello spazietto lì, cioè nel senso non c'era nulla di che. Sì. Serve solo. Entro un attimo una modalità lurk a dopo. Vabbè. Lurchi pure, lurchi pure. Allora, madonna, queste stesse porte chiuse mi stanno triggerando tantissimo comunque. Cioè, nemmeno chiuse, non interagibili, mi triggerano un sacco. Sembra un gioco di bastardi. Così, proprio generico.
Apra la mappa. Cosa? Perché devo aprire la mappa? È cambiato qualcosa? Cerca qualcosa di incredibile. Per vedere dove eri. Ah, ok. Sono al castello. Beh, molto più piccolo di quello che sembrava questo castello, comunque. Onestamente mi aspettavo sarebbe stato un po' più grande. Invece sembra che siamo già comunque arrivati a un punto serio. Circa. Ma meglio così, voglio dire. Bello, Castello Gran Tempesta, però averne altri come complessi come quello sarebbe stato un disastro, quindi. Vabbè. Ok. Capisco, capisco. No, ma già lo so comunque questa cosa qui, che non è il massimo. Ciò che potremmo, il demigod che dovrebbe celarsi davanti. Cioè, non ho idea di come è fatto, ma so che non è il massimo. Sperate bene, incrociate le dita che andrà bene. Putin, no, niente, non si interagisce con nulla. Vabbè. Cioè, hanno messo tutta quanta la concentrazione dei castelli in Gran Tempesta. Potevano dividere Gran Tempesta in tipo tre diversi castelli e fare dei dungeon interessanti. Invece no, hanno fatto un dungeon solo, completissimo, e poi questi qui che sono dungeon a metà praticamente. Ok. Allora, supponendo che lì ci sia un boss, perché a me sembra proprio una zona da boss. Io grazio. Non è Blight quello? Sì, è lui. C'è anche un vaso, guardiamo. Xander, forse? Blight? Thought I might find you. Che strano. I must admit, I was a little worried. We missed our meeting. But it looks like you're still in one piece, eh? You must have heard by now, right? That Starscourge Radahn holds Rani's fate in stasis. But once he's out of the way, it will spring back into motion. So now. Come mi sa che mi è stato un boss? No. Demigod once known as the strongest of them all. The way ahead is pleasingly simple. We fight, sword and fang. Blight, noi ci siamo incontrati, però. Into the fray together, eh? Noi ci siamo incontrati, Blight. Che vuol dire che non ci siamo incontrati? Ma la quest l'ha sovrastato. Ah, vabbè, dai, magari dopo che la quest è finita. Ehi, ma quanta gente c'è qui? Ehi, ma cos'è? Un raduno? Salve. Visioni di amore, ma. Vabbè, allora forse. Sì, forse sei Kirigrim poi. Alexander, sei tu? General Radahn, mightiest demigod of the shattering, awaits you. Champions, prepare for battle. Defeat the general, claim glory, and grab that great rune. A celebration of war. The Radahn Festival. Ah, you came. How delightful. Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is being held? Well, it is none other than General Radahn himself. To think, I could face a great champion of the Shattering, a demigod in the flesh. Oh, God. In truth, I quiver at the thought. Such is his frightful repute. But the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Be sure to get a good vantage, my friend. I, Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal. Be sure to get a... I...
Ripeto comunque queste robe qui che appunto sono fatte in questo modo, a mo' di... addirittura è un giullare. Queste robe qui fatte a mo' proprio di storyline mi piacciono un sacco comunque. Questa è una delle mie cose preferite di Elden Ring, appunto. Il suo fare... Ah, ma tu sei l'uomo del caricamento! Dopo 60 ore ti abbiamo incontrato, vedo. Tra l'altro non possiamo attaccare in questo momento. Oddio. Va bene. Oh, oh. Cazzo. Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. Versione del controller. But now we must make merry. Oh, gathering of champions, the revels begin. The celebration of war. The Radahn Festival. You will find the field of battle past the church ahead, upon the shore under the fort. General Radahn is there, even now, divested of his wits, devouring corpses, and howling at the sky. Into the fray together. Mamma. È un segno che non posso uscire o è un segno che c'è qualcosa? È un segno che non posso uscire. Be sure to get high. Sono molto confuso. La sfida credo magari lo distruggi. Ah, quindi però viene organizzato in questo modo così, così proprio fiero. Ah, che figo. E affrontare Radahn ormai è diventata una sfida quasi come, sai, quelle robe lì medievali classiche. Che figata. E si va uno alla volta. Un'altra verità da forgiatura. Che figo. Ma queste cose sono veramente fighe. Sono veramente fighe più che altro perché finalmente vediamo un mondo vivo per davvero. Cioè questo è il segno di un mondo vivo, non di un mondo completamente morto e assente di interazioni come lo erano i precedenti Souls. Cioè comunque sia i precedenti giochi, che erano tutti quanti mondi morti o comunque sia già... esenti da attività che non fossero la disperazione, no? La sconfitta, l'aftermath, diciamo così, la conseguenza. Stiamo vivendo un mondo per una volta, non ne stiamo vivendo quello che rimane.
Ed ecco la spiaggia. Ok. Va bene. Radan, io sono pronto. Così? Davvero? Wow, ok. Wow, ok. Interessante. No, ecco, morti. Ok. Beh, non l'entrata in scena più bella che potessi fare, ma ho capito. Consiglio di evocare tutti. Ma si può andare anche... Oddio, ma si può andare anche senza il portale. Vedo che ci sono dei messaggi sull'acqua. È impossibile da schivare. Quanto cazzo ci vuole? Ok. Molto più veloce di quello che sembra. No, cosa ho fatto? Pochina? Lancia di Radan. Perché ho evocato un tizio? Ok. Ha particolarmente... Va bene, ok. Ah, eccola, sta attaccando. Vabbè. No, scusate. No. Che cazzo? Ma che figata. Il magnetismo, il potere magnetico, come la belva meteoritica. Merda, non ce la faremo, ma perché? Niente. Eravamo vicini, ma questa seconda fase è molto, sembra molto più difficile. È fighissimo. Cioè, è una seconda fase. Un'entrata in seconda fase veramente figa. Cioè, a meno che non sia una coincidenza che abbia fatto quella mossa lì prima di entrare in seconda fase, ma non penso. Che figata. Come fa uno a morire qui? Scusami, come ha fatto? Vabbè. Che figata. Il problema è arrivarci però, perché le frecce non sembrano per niente facili da schivare. No, le frecce mi sa che non si possono proprio schivare a cavallo.
rettifico. Vediamo un po' se... posso prenderle in petto, ma fanno comunque un sacco di danni. Sia al vigore che a me, quindi... Posso provare a fare una cosa? Questo. Non cambia molto, però. Tanto meglio così che in altri modi. No, merda. Sono stupido. No. Ok. Sono stato punito molto meno di quanto avrei potuto essere punito. Merda. Ok. Ok. Scusa, ma a sto punto se io provo ad attraversare? Ma mi sa che non si può attraversare ora, forse dopo. Ma io ora vedo l'acqua. Sì, penso che non si possa attraversare ora, forse dopo la boss fight si può attraversare così. Non lo so. Dune sibilante, è molto carino. No, che sto facendo? Che culo, madonna, c'erano le spade. Ma allora possono essere utilizzate come rifugi, come ripari. Figata. Ok. Che cazzo dovevo recuperare? Poi non c'avevo nulla. Stupido, ho preso un danno gratuito. Vabbè, sono proprio un coglione. Sono proprio un coglione io. Mi devono chiamare proprio un dottorato in coglione. Dio Cristo, che idiota. L'armatura sembra un generale cinese. Non ho mai visto armature del genere, in realtà, per i generali cinesi, però. Ci sta. Immagino che sia così. Ma chi è che è morto lì? Cioè, come fai a morire davanti al portale? Boh, pillole. Pilloline così, trivia. Godo. Merda, ecco, queste sono un problema, per esempio. Questo sono un vero problema. Specialmente se ti fermi un attimo a schivare le altre. Sono un vero problema. Ok. Merda. Che cazzo. Vabbè. Non è molto divertente dover stare un minuto ad arrivarci da lui e poi 30 secondi a morirci. Però, a parte quello... Ok. Dovresti evocare anche perché rende la fight più carina. Io una cosa l'ho detta, ragazzi. Una cosa manterrò promesso. Già Godric è stato abbastanza. Cazzo, ma pure schivando. Dai, ho capito, però...
Quella mossa lì è proprio stronza, che strano. L'unica ereditata da una merda di boss di Dark Souls 3, tra l'altro. No. Merda. Ok. Poi come si muove? Si muove molto strano, cioè è costantemente a cavallo. Ma che cazzo? Cioè lui si muove come se fosse a cavallo, perché di fatti è a cavallo, ma il cavallo è minuscolo, ma cosa vuol dire? Bello, ok. Tanto loro non fanno un cazzo. Ma te li hanno messi lì apposta gli NPC, perché dovevate per la trama affrontarlo tutti insieme, quindi almeno per me è stato più carino farlo con loro. Boh, non lo so, non mi va molto di fare questa cosa qui. Più che altro perché anche di trama a sto punto anche Nefeli va evocata contro Godric. Che in teoria. Poi ripeto, non faranno un cazzo di danno, ma il danno non è l'unica cosa importante in una boss fight. A me l'unica mossa che mi preoccupa è proprio è quella lì del delle frecce, questa. Perché questa fa a tracking, cioè non solo fa così, ma ti insegue pure, quindi è proprio una mardata. Come ho fatto? Oddio, più forte del mondo! Più forte del mondo! No, vaffanculo, vabbè. Niente, continua finché non ti colpisce, sta cagata. Niente, abbiamo capito. Non lo fa piovere dal cielo, deve andare a cavallo. È vero, effettivamente, ha senso. Ha senso. Non siamo sicuri che non si debba fare tutto a cavallo come boss fight, perché tecnicamente lui è a cavallo, quindi... forse. Se non lo occhio non si capisce un cazzo davvero. Sì. Puoi decidere tu. Come sempre. Sono stupido. No, niente. Il cavallo fa veramente schifo per schivare i colpi. Ho provato, ma il tempismo non è per niente. Però raga, il cavallo fa veramente schifo, eh. Cioè, io credo che sia inteso per essere avvicinato a cavallo, ma con il cavallo è impossibile schivare, Dio Cristo. A me questa cosa dà veramente fastidio, sinceramente. Cioè, c'è un motivo se comincio a fare sempre di più i boss non a cavallo, perché è veramente un cagone di merda il cavallo. Non serve a niente in sto gioco il cavallo. Mannaggia Dio. No, scusate, però. E sbaglio e me ne rendo conto benissimo di come sbaglio. Ok. No, questa è pericolosissima. Fermi tutti. No, lasciami in pace un secondo che devo curarmi. Ok. Let's go. Sono stupido. Ok. Sono stato graziato. Nice.
No, 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 questa è l'esplosione. Ok. Ah no, questa è la, ok, la terza fase o la seconda, quello che è. Che figata che è questa cosa, mamma mia. Ah, ok. Io ho schivato, però ok. Vabbè. È un po' meno una figata, se è sciotta, però ok. Figata perché ho schivato, però vabbè. È sciottato, sì, sì, sì. Divertentissimo. Ok. Forse devo muovermi molto di più per schivarlo. Forse correre è anche meglio di schivare, chissà. Non so, non ne ho idea. Forse il cavallo potrebbe essere la cosa migliore, ma il fatto è che scendere e salire dal cavallo è una cosa terribile. Cioè, ci mette mezz'ora. E un meteorite è ovvio che avrebbe shottato. Vabbè. Insomma. Abbiamo affrontato di peggio nei Souls, però ok. No, ecco, ecco. Perfetto. Non mi sembra giusto, comunque. Bravo coglione. Bravo coglione. Vabbè. Allora, come mi è andata bene lo so solo Dio, lo sa. Io la prima fase mi sembra quella con gli attacchi più fastidiosi. Cioè, almeno quando utilizza le spade di roccia mi sembra molto meno fastidioso, onestamente. Spade di roccia, chiamiamole così, diciamo che non ho idea poi. Dai, però fatti colpire. Va bene. Okay. Benissimo, benissimo. Dai. Vaffanculo. Vabbè. Sì, però non va bene se devo consumare metà ampolle all'inizio dello scontro, eh? Non va per niente bene. Sto giocando veramente male. Meno male. Grandi culi. Eccoci qua. Vabbè, dai, abbiamo perso. Figurati. Ah! Questa non è per niente giusta, secondo me. Vabbè. Ormai cosa serve vivere? Vabbè. Ho usato la gravità come calamita per attirare il ferro nella sabbia, è una cosa figa, secondo me. Ah, ok. Mi sono spade di ferro. Ah. Però è un po' un casino, perché c'ha delle cazzo di attacchi che, cioè, o ti becchi bene oppure mi ricorda molto. No, sbagliato. Ok. Mi ricorda molto da questo punto di vista il... come si chiama quello stronzo lì? Come si chiama? Non mi ricordo. Il tizio, insomma, che abbiamo affrontato l'ultima volta, delle seguaci della lama nera, ecco. Nel senso che ha delle mosse da lampissimo raggio, che quindi o ti trovi bene, ben posizionato, oppure ti colpisce per forza. Va bene. Godo. Vabbè. Ma porca puttana, però ste combo così lunghe, dai. Vaffanculo. Però il fatto è che la prima parte è veramente fastidiosissima. Cioè, doversi avvicinare è proprio stupido. E secondo me è una cosa veramente stupida doversi avvicinare, eh.
È proprio la parte più cheap dello scontro, ma cheap nel senso sbagliato, che proprio è il modo easy di farti del danno, è proprio una cosa stupidissima. Vaffanculo. No, Dio Cristo, mi sto innervosendo. Non ce la posso, non mi posso innervosire. Non ce la facciamo più mai nella vita a sconfiggere sto coso. Certo, bello. Cavallo di merda. Inutile, schifoso bastardo. Sacco di carne inutile. No, 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 vai via, levati, merda umana. Merda è qui, no? Essere più corretti. Ma porco Dio! Scusate, però porca troia, non capisco un cazzo! Fanculo! Dobbiamo assolutamente stare davanti entro queste robe, perché sennò è la fine. Ok, grande. Questo per esempio è un ottimo posizionamento. Ecco, perso l'ottimo posizionamento. Morto. Non è così difficile, però il fatto è che è fastidioso, è veramente irritante come scontro. Quello sia il secondo boss più difficile del gioco. Sì, ma è perché è irritante, non è nemmeno così forte. È soltanto irritante, perché non si capisce niente. Fanculo. Dio santo, che odio. Vabbè, sì, no, levati, schifoso! Tanto uguale, a cavallo, non a cavallo, sempre lo stesso è l'esito. Va bene. Va bene. Non devo starli davanti, lo so benissimo, però è difficile spostarsi. No.
ok, con calma, con calma. Vaffanculo. Calma un cazzo. Ok, ok, buono, buono. Vai, vai, fai sta roba. Cos'era? Cos'è? Ah, è l'esplosione, merda. Potevo immaginarlo, però non stavo capendo nulla. Vabbè. Comunque, raga, cioè, se io prendo l'evocazione lo spacco. Cioè, se io evoco la gente lo spacco, non l'evocherò mai. Per il semplice fatto che siamo arrivati a togliergli quasi tutta la vita, appena siamo arrivati, con un tizio solo. Quindi no, ragazzi. Se utilizziamo l'evocazione è impossibile. Non vincere, intendo. A meno che proprio non siamo distratti e non combattiamo male. Prossima run fallo, dai. Tanto non la guarderete, quindi potrei pure farlo, però. Non sarete qui. Metti che ti sminchia delle quest, tra l'altro non evocare, adesso ci sto pensando, vabbè non penso comunque, non è Dark Souls 2, però, chissà, magari. Sono stato veramente sciocco. No, 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 attenzione, no, no, le mosse quando utilizza la gravità sono sono potentissime, me ne fare molta attenzione. Posso curarmi? No, a quanto pare no. Non mi perdona la cura. Ok, ok. Merda, pensavo di riuscire a rimanere sotto, invece no. Ok. No, 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 no. Oh, merda, no. Questo no. Cazzin. Quella mossa lì è pericolosissima perché non ho idea di come si schivi. Probabilmente ci vuole un tempismo corretto. Ah. Ok. Magari sono su Discord e vedo. Dars. No, ragazzi, ok, aspettate un secondo perché qui ci sono un paio di cose da capire. Perché, allora, appena ha la gravità, se si allontana è finita. Se si allontana è impossibile avvicinarcisi di nuovo. E io non sono ancora pronto, non mi sento ancora in grado di giudicare in modo totalmente oggettivo questa cosa. Però se dovessi pensarla in questo momento qui direi che è una bella stronzata. Perché se il momento in cui si allontana è lo stesso momento in cui non ti può più riavvicinare, è un po' un problema, ecco. Diciamolo così. Corri, brutta merda, corri, brutta merda, corri, brutta merda. Fai l'unica cosa che riesci a fare. Consumandomi tra l'altro tutto il cazzo di vigore. Vabbè, sono morto. Meno male che mi è venuto l'istinto di schivare. E lui poi gira a costa. No, no, no. Ah, ok, la seconda fase soltanto. Che culo. Che paura. Io bevo, non mi frega un cazzo. Ho paura anche solo di... Allora, c'è un problema però con questa mossa. Il fatto che non ha... cure con l'invincibility frames non si può schivare, eh.
Questa è una mossa un po' strana, perché o corri oppure non si schiva. È un po' ingiusta come cosa. Li sei volato addosso tu. No, non li sono volato addosso, li ho schivato addosso con lì, i frame di invincibilità. Non diciamo stronzate. Anche perché tra l'altro arriva sempre da lati diversi, quindi dovevi schivare di lato. Ho schivato di lato prima e sono morto comunque. Io vorrei equipaggiare il cavallo, però il cavallo mi sminchia tutto il ritmo della battaglia quando lo utilizzo in quella roba lì, quindi... eccoci qua. Certo, comunque immagina avere una mossa soltanto per fermarti e romperti il cazzo, eh. Porca puttana, Radan, potevi essere un po' meno fastidioso, onestamente. Anzi, facciamo questo. Magari questo previene la mia morte. Anche qualora mi dovesse colpire. Ok. Ok, è molto più facile da schivare, ok. Utilizzi il cavallo, nice. C'è anche tempo di riprendersi, quindi... ho molta paura di quei cosi attorno a lui. Ho paura che si schiantino su di me quando meno me l'aspetto. Mi sento al sicuro in nessun momento in questa boss fight. No, 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 quelli no. Merda. Merda. Dai, cazzo. No, non allontanarti, brutto bastardo. Una mossa specifica per rilasciarlo, se non sbaglio. Ok, scherzo. No, in realtà sì, sembra che abbia fatto una mossa specifica. Ossia allontanarsi. Ah, cazzo. Va bene. Solo che fanno un po' troppi danni, quei cosi lì. E soprattutto sono un po' troppo... veloci. Cioè, imparare come schivarli è difficile. A meno che proprio non ti metti a cavallo subito, ma anche lì non riesci a schivarli, secondo me. Quindi sono da imparare a schivare. O meno che non posso pararli con lo scudo, vediamo, eh. Magari posso pararli con lo scudo, ma il fatto è che... non so se il tempo di reazione è quello, eh. Oh, ma che cazzo quelle frecce di merda. Quanto le odio. Ma stanno ancora cadendo ste cazzo di frecce. Ok. No, muoio, muoio. Sono morto, sono morto. Ma mi spiegate perché su un cavallo minuscolo? Cosa vuol dire questa cosa? Cioè, perché legge? Cioè, per questo dettaglio che onestamente ritengo piuttosto buffo in questa boss fight. Cioè,
mi fa molto ridere come cosa, perché è un guerriero serissimo, ma sei un cavallo minuscolo, perché mai? Vabbè. Ma un clown, tipo. Ho sbagliato ormai, tardi. Sono riuscito a passare tranquillamente, com'è possibile? A sbagliare, cazzo! Perché sono stronzo? Eccolo là. Momento della verità, eh? No, raga, queste cose non si possono schivare. Non si possono schivare, ragazzi. Non si possono schivare quelle robe lì. Serve un tempismo precisissimo per schivarle quelle. Quindi vuol dire che devo provare a pararle per forza. Vabbè, il tempo per provare a pararle c'è, però. Quindi vediamo un po' se almeno parlando ci riusciamo. Perché sono impossibili da schivare. Sono veramente troppo veloci. Vuol dire che non devi lasciarlo allontanare. Si allontanerà da solo prima o poi. A meno che non ho abbastanza culo che riesco a colpirlo tante volte prima. Ma si allontana da solo prima o poi. È quasi, è praticamente un... è una cosa della sua fase. Lo deve fare per forza. Comunque forse ho trovato il modo per fare, per arrivarci da lui senza nemmeno utilizzare il cavallo, eh. Confermo, ho trovato il modo. Eh vabbè, prima o poi mi doveva colpire. Mi ha buttato a terra, strano. Solo questo, meno male. Allora, perché il mio problema qui è capire da dove arriva il meteorite, perché
Fin quando arrivavo da una direzione fissa, allora ok, ma da quando... Ok, nice. Da quando cambia direzione mi impanica molto di più. No, dai, mi ha fatto danno quella roba lì, seriamente. Vabbè, poteva essere peggio, dai. No, 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 muoio. Sono morto. Ora, eccoci qua. Beh, forse la mia seconda cura è stata proprio la mia rovina, in realtà. Eccoci qua. Muori, aspetta, che... No, muoio. Sì, sono stato punito dalla mia avidità. Lo sapevo. Sono stato veramente stupido. Sì. Lo sapevo. Quando fai la meteora vai a cavallo e vai, o usi il balsamo per parare le pietre quando ti serve. No, perché sono due tick di danno per le pietre, quindi mi servirà per una sola volta e poi muoio. Quindi tanto vale utilizzarlo per la meteora, che almeno shotta. Cioè, perché le meteore piccole, insomma, chiamiamole così, non shottano quando ti prendono singolarmente, però quasi. Doveva fare una alla freccia ora. Infatti ha cambiato moveset. Ok, ma è più facile così. Vabbè. Non so se curarmi oppure no, onestamente, dai, facciamo che mi curo nel dubbio. Tra l'altro perché mi preoccupa sempre un sacco. Vabbè, che sfiga di merda. Luogo peggiore, vabbè, no, così però non va bene. Questa è proprio sfiga di merda. Una ti manda in terra che ti rende invincibile alle altre. Non arrivano così lentamente, purtroppo. Cioè, così velocemente, purtroppo. Perché arrivano tipo, cioè, il loro ritmo è tipo una, cioè, sono tipo due, sono una, pum, e poi pum subito, quindi non ti rende invincibile perché tu cadi a terra, ma nel momento in cui ti stai rialzando, anche se non scegli di non rialzarti, comunque quella arriva in leggero ritardo, per quello che sono così difficili da schivare, perché sono fatte apposta per colpirti anche quando schivi, cioè anche quando ti colpisce una. Sennò come sono morto l'ultima volta, sono morto perché mi ha colpito una e subito dopo mi ha colpito un'altra, e una sola mi aveva colpito da uno dei lati, quindi fate apposta. Poi non sempre sei invincibile a terra, quindi... Comunque sì, ragazzi, lo zigzag è la vittoria per quella mossa lì. Contento di averlo scoperto, giustamente. Vabbè, sono morto però. Vabbè, questa è stata un po' di fortuna nella sfortuna, dai. Il fatto che questa mossa comunque da di fronte sia infernale è veramente ingiusto, secondo me. È anche vero che non è facilissimo averla davanti, però è proprio ingiusto, Beh, diciamoci la verità, è veramente ingiusto davanti, frontale quella mossa lì. Allora, vedete, adesso fa sempre la stessa mossa qui. Infatti schivarla non è nemmeno difficile. E poi fa questa roba qui che vabbè. Sta già a schivarla un altro paio di maniche. No, pensavo mi avrebbe buttato a terra. No, vabbè. Ma tanto schivare mi avrebbe portato alla stessa cosa, quindi ok. Pensavo mi avrebbe buttato a terra. Ero convinto di essere a terra e di poter... Vabbè, niente. Ok. Purtroppo, in queste situazioni qua, ragazzi, cioè, penso che lo sappiate anche voi, chi l'ha giocato lo sa.
Cioè, io non lo sto minimamente guardando il mio personaggio, perché guardarlo è inutile. Mi baso puramente su... sull'entità dei danni subiti e su... sul possibile effetto che abbiano avuto, perché se guardi il tuo personaggio per un attimo sei morto in questo gioco. Cioè, in questo gioco, in questa boss fight, perché è troppo grosso l'avversario. Vabbè, in realtà anche con un bel po' di avversari, però lui in particolare. Freccine, freccine. Ah, merda. Sbagliato qualcosa. Vabbè, niente, è andata male a sto giro. Che culo assoluto che ho avuto a riuscire a fare l'intera combo senza subire danni. Allora però apro un po' meno culo, se mi colpisce. Molto gentile la hitbox di quello schianto, posso dirlo. In tutta sincerità, è molto gentile quella hitbox. Veramente molto gentile. Poteva essere molto peggio. Vabbè. Non allontanarti, prego. Non abbandonare. Vaffanculo. Niente, alla fine. Eccoci qua. Eccoci qua. No, merda, loro no. Vaffanculo. Come ho fatto a reggerle tutte? Io pensavo mi shottassero se ne prendevano tutte. No. Eccolo là. Sta per fare, eh. Sta per fare quella cosa, mi sa. Bevi? Ti prego, resisti ancora un po'. Eccoci qua, niente, alla fine. Proviamo a pararle, ma... no. Niente, ragazzi. Niente. Non si possono schivare, non si possono parare, non si può fare nulla con quelle. Non si può fare letteralmente nulla con quelle robe lì. O si va a cavallo su... no, ma a cavallo non servirà un cazzo, hanno il tracking, palesemente. Però arrivi quasi sempre ad ammazzarlo. Eh sì, ma perché il problema è... sono quelle robe lì. Infatti io l'avrei già sconfitto se non fosse stato che l'ultima volta sono stato avido, perché ho voluto dargli il colpo finale, che però ovviamente non prendeva. Sono stato stupido io l'ultima volta, ma l'abbiamo già sconfitto. Cioè l'ultima volta, una delle ultime volte. No, il balsamo lo utilizzo già in precedenza per pararmi il culo. Madonna, che sfiga di merda che abbiamo avuto qui, eh. Se riusciamo ad arrivare sani e salvi, guarda, non ho idea. Infatti, vedi. No, chiaramente no. Provo a bere, no? Perché? La pesa non così male, dato tutto. Poi comunque il balsamo, ripeto, mi salverebbe soltanto da una roba, non da tutte e due, quindi è inutile, raga. Il balsamo non mi salva. È una mossa troppo potente, semplicemente. Forse è l'unica mossa ingiusta che ha davvero. È ancora la meteora, si capisce da dove arriva. Una certa le limite. Quindi. Sta sperando che faccia le lame. Non fa le lame? E vale. No, però non da questa parte. Fanculo. Che sfiga di merda. Guarda, che adesso veniamo anche colpiti dall'esplosione, ci mancherebbe solo quello. Ok. Con il cavallo, boh, non lo so, mi sembra troppo... troppo tempo, più che altro, secondo me. Non è solo una questione di essere abbastanza astuti e veloci e non spaventati.
È una questione, secondo me, puramente di essere veloce a ucciderlo prima che la faccia. Tipo desperation move da evitare a tutti i costi, quella roba là. Perché non si può schivare, quindi... Quel cavallo non ci avrà mai nella vita frame di invincibilità, quindi figurati se si può schivare con il cavallo, quella roba. Oddio, forse si può schivare, ma solo in un caso. Andando in avanti. Forse andando in avanti si può schivare, ma... Non ho alcuna voglia di provare con quell'inutile cavallo. Ah, ma posso targettarlo? No, ma è un male in realtà targettarlo da qui. Perché già questa? Minchia. Non fare ste cose che mi confondi poi. Ma così non va bene, cazzo. Ci sono le frecce in mezzo allo scontro. Sei un infame però, dai. Dai, cazzo. Ma non è giusto così. Ma vaffanculo. Questo è danno gratuito, non posso evitarlo. Vaffanculo. Muoio. Muoio più che altro perché non l'ho mai schivata dall'esterno questa, quindi infatti... Muoio. Sì, però che coglioni sta cosa. Dai, porco... Porca puttana. Non mi potete fare ste cose. Le odio. Dai, cazzo. Ci credo che muoio se vengo colpito dalle frecce mentre mi attacca. Mi devo salutare. Scusate la poca partecipazione di oggi alla prova. Ah, non preoccuparti, non preoccuparti. L'importante è esserci, eh? Non preoccuparti. Alla prossima, alla prossima. Arco 2, ok. No, la colpa è stata mia. Mamma mia che fregatura, porca puttana. Vabbè. Che culo. Bello che avevo scommesso proprio su quello, tra l'altro, però vabbè. Ma non ha così poca vita come prima, infatti. Porca troia. Ho scommesso proprio sul fatto che sarei riuscito forse a sopravvivere a quella mossa lì, a farle abbastanza tanto e farlo passare alla seconda fase per poi curarmi, ma poi mi sono ricordato che non aveva così poca vita, quindi non poteva passare alla seconda fase. Cristo santo. Scoppio ritardato alla prossima. Vaffanculo, perché non ha funzionato a sto giro? Vabbè, forse sono andato un po' io un po' troppo in una direzione. Oh, ma porca puttana, ma questa è comunque la mossa più stupida del mondo, eh. Cioè, è proprio difficile da schivare quella roba. Vaffanculo. No, no, no.
dai, perché non sto fallendo nelle cose più stupide? Vaffanculo, vaffanculo. Dai, mi sta dando al cazzo il modo in cui muoio, però. Vaffanculo però. Dai, cazzo. Poi vabbè, senza lock è impossibile da capire. Eh no, dai, non fare così. Dio santo, smettila. Ok. Ok, ok. Poniamo un punto di stabilizzazione. Basta fare questa cazzo di combo. Ma va. Ok. No, 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 no. Ok. Vai, vai, vai. Non ho potuto cogliere tutti gli attacchi possibili, ma uguale, uguale, la stessa cosa. No, cosa? Perché non ha fatto l'esplosione? Va. Ogni tanto il boss decide di fare il cazzo che vuole e nemmeno segue il suo stesso pattern, ok? Bello, eh? È sempre bello comunque quando impari il pattern di un boss per poi farti. Per poi vedere che nemmeno lo sta seguendo. Sai che l'hai stordito nel mentre l'hai cambiato subito mossa? Non penso. Non penso si possa stordire proprio questo tizio. Lo hai stannato per un millisecondo. Non credo, no, è semplicemente stato RNG e sfortunato. Ma come cazzo gli schiva sta mossa, ragazzi? Cioè, vaffanculo. Posso sopravvivere con i giusti HP, però porca puttana quanto è difficile da schivare. E la cosa mi dà fastidio, perché, cioè, se dovessi contare su quella mossa lì, vivere o morire, è veramente... vabbè. No, sono morto. Eccomi qua. Questa è la morte. Vai, vai, fai anche l'esplosione, così almeno a sto giro. Vabbè, ma c'è ancora un sacco di HP. Vabbè, alla fine, ragazzi. Non riesco più ad arrivare alla seconda fase, ragazzi. È la fine. Ormai stiamo cedendo. Lentamente, ma inesorabilmente stiamo cedendo. Eccoci qua. No, 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 no. Ma vaffanculo. No, non ce la facciamo. Non ce la facciamo. È la fine ormai. Che fa? Cos'è sta roba? Ok, una mossa che non volevo scoprire. Niente. Ormai... Cioè, sembra quasi che il gioco già abbia ascoltato. Ora che avevo dalla mia parte la conoscenza e la consapevolezza, l'RNG gli sta costantemente venendo contro. Facendoli fare mosse diverse, facendoli
fare tutto quello che non faceva prima. Niente. Vabbè, ormai è andata così, ragazzi. Mi manca poco tempo, vedremo un po' se ce la facciamo. Che purtroppo è quello, eh. Che palle. È frustrante così. Quando il boss non segue nemmeno il tuo pattern è veramente frustrante. Cioè, il pattern che hai imparato è veramente frustrante. Ok. No, non fare però le frecce dall'alto ora. Vabbè. Porca puttana però. Porca puttana. E adesso devo beccarmi un sacco di danni gratuiti. Perché sto cazzo di boss fa quello che vuole. Dio Cristo. E che cazzo. E sono morto. Ma vaffanculo. Vattene a fare in culo, Cristo. Segui l'unica cosa che sai fare, Cristo. Vabbè, certo. Non sei simpatico. Vabbè, dai, Cristo Dio! Che cazzo serve imparare il pattern di un boss se poi il boss stesso non lo segue? Che cazzo serve? Si è capito un cazzo davvero stavolta. Weird.
avanzare leggermente di più prima di... va bene anche così. No, ecco, questa è la fine. Vaffanculo. Non si vede un cazzo! Sto giro ho proprio deciso di mandare a fare in culo tutto quanto, ho capito. Vabbè. Ormai si è stancato pure il gioco. Ad avvicinare, cosa che non sta succedendo mai di recente. Bene, sono dal lato sbagliato. Ah no, ah, già? Ma come? No, ho sbagliato, porca troia, madonna. Vabbè. Non mi è andata così. Vabbè, pure, perfetto. Beh, totalmente fallato, insomma. Non abbiamo perso ora, guarda, non so quando. Via. Bella esplosioncina. Porco Dio! Molto corrette quelle meteore. Oh, passato perfino il blu di Kylie. Siamo talmente tanto... Cioè il blu, il rosso di Kylie. Talmente tanto tempo che è passato. Non c'è nemmeno più il rosso sul cielo. No, raga, quelle meteore sono... Allora, l'unica mossa che io posso dire che è ingiusta. Cioè, è l'unica cosa che rende sto boss molto più difficile di quello che è. Perché letteralmente se la fa, sei morto. Quindi... no, se qui ho sbagliato io e me ne sono accorto molto bene. Non so se l'avete notato anche voi, ma si vede quello che ho fatto ed è stato veramente errato. Thank you.
merda. No, questa è la fine. Porca puttana! Guardate, comunque forse urlo un po' troppo vicino al microfono, dovrò allontanarlo leggermente. Tanto lo odio quella mossa lì, cioè cosa vuol dire che... Io odio questa cosa, allora io odio, posso dire che odio questa cosa, questo vizio del cazzo che hanno preso da Dark Souls 3 in poi, che ogni volta... In realtà anche Dark Souls 2 c'aveva qualcosina. Che ogni volta che cambiano fase devono fare danno, ma la potete smettere con sta stronzata. Cioè, porca la troia. Perché quella mossa lì dovrebbe fare danno? Sta solamente tirando fuori le lame. Perché deve fare danno? È tutto quel danno poi. Dai, cazzo. Allora pure io dovrei fare danno mentre sto castando una piromanzia, che ne so. Dio santo, non ha senso. Vabbè, ho sbagliato di nuovo. Non so perché sto sbagliando costantemente qui. Ok. Sai perché anche il cambio di fase deve diventare una cazzo di... Vabbè. Perché anche il cambio di fase deve diventare un attacco? Non è giusto. Non è giusto. Dovrebbe essere un momento per poter prendere un attimo di respiro. Perché quello è. Cioè quelli. Quello servono i cambi di fase. Per prendere respiro, no. Devono essere attacchi. Attacchi, per carità, con un... come dire, con uno stretto robo, ma anche comunque attacchi. Cioè, vi ricordate quella schifezza lì di Godric? Dove c'era lui che si colpiva il braccio e comunque ti colpiva? Ma che cazzo vuol dire, raga? Ma che cazzo vuol dire quella cosa lì? Ma Dio Cristo. Cioè, proprio quando non hanno voglia e devono aggiungere difficoltà artificiale del cazzo. Boh. Nemmeno fatto l'esplosione, perfetto. La farai ora, ti prego. Dimmi di sì. Dimmi che non la fai a sto punto, così almeno. Vabbè. Ok, non la fa. Ok, ho capito quale mossa è. Strano vederla da quella distanza. Eccoci qua. Tentativo finito. Eccoci qua. Tentativo definitivamente finito. A meno che... Ah, cos'è? Ah, merda. Niente. Questa anche se la schivi perfetta comunque ti prende. Bisogna schivarla. Non mi sembra un po' troppo? No? A me sì, personalmente. Porco due. Sta calmo. No, eccoci qua. Ah no, merda, è questa. Vaffanculo. Questa non la posso schivare, lo sai bene. È una merda. È un infame di merda, Radan. Ok.
muore. Ok. Bentornato Pink. Bellissima notizia del Ring, un giocatore ha ricevuto 86 milioni di anni in versione sti cazzi. Cos'è questo? Ah, forse va verso la torre, perché mi sembra che la torre è da quella là. What? Abbiamo forse liberato Kaelid dalla... No, è impossibile. Da quant'è? Un'oretta più o meno. Così forte che teneva le stelle ferme in cielo. Ma comunque per me ora lui è il miglior boss del gioco. Per ora lui è il miglior boss del gioco. Allora, no, sì ragazzi, assolutamente. Cioè, senza un bel dubbio. Allora, per come me ne hanno parlato, nel senso che ho sentito un paio di voci, sembrava una cosa assurda e... Il boss è molto più semplice di quello. Cioè, nel senso... Per me, per quanto mi riguarda, è il boss migliore del gioco finora, per il semplice fatto che è una sfida molto impegnativa, ma comunque giusta. Con unica eccezione, quella mossa del cazzo, anzi quelle due mosse, perché anche le sfere nere sono molto difficili da schivare, se non impossibili, però ancora quelle tolgono solo metà vita, tra molte virgolette solo, ma con l'eccezione sola della mossa delle quattro meteore, e forse anche, insomma, di quelle mosse lì che a quanto pare mi sa che o schivi a cavallo o ti colpiscono comunque. Quindi, insomma, tutte quelle mosse con la gravità, perché quelle alla fine non le ho viste proprio schivabili. Cioè, sì e no, nel senso che ne schivavi una parte ma non tutta. Quindi, onestamente, non è che mi abbia fatto impazzire come cosa. Però, togliendo magari quelle e volendo perdonare quelle, questo non è un boss così assurdo e inaccettabile come ho sentito, quindi mi è piaciuto molto. Ci siamo stati tra l'altro meno di Margit, quindi prova del fatto che non è così assurdo. E niente, è stato molto figo. Vedrò di vedere la tua prima reaction alla mossa dove lui stesso diventa una cometa. È stato figo. Non lo hai fatto tu. By Radahn. Ah, ecco. And you. Grazie. And did you see that afterwards? A falling star right before our eyes. I can't fathom how Radahn was holding back something of that scale. He was a living. Torna a casa che stai ubriaco. And the path has now been cleared. Fatto tardi dall'altro, quindi. Verani's fate will be decided. Let's meet where the falling star bit the earth. Take our souls once more. Sì, non sono un simpoide come te, però comunque... Non per anni, quantomeno. Ok, vabbè. Vabbè. Che boss avete affrontato? Come che boss avete affrontato? Che vuol dire? Infatti adesso boss era parte della quest di Rani. Ah, ok. Ah, hello there. It was a battle marvelously fought. You are well and truly a champion. E merito anche il tuo nome, a differenza... cioè, il mio nome, a differenza tua. Nothing but a crock. One hit was all it took to crack me, and for my inside to come spilling out. After that, I hid like a coward. No, non in tutta la live. Abbiamo affrontato... Sì, però se non sbaglio, solo lui abbiamo affrontato come vero boss, perché il resto era esplorazione di altre cose, quindi... Semplicemente l'ultima ora è stata occupata da lui, ma altri boss non abbiamo avuto. Ah no, abbiamo avuto il comandante e basta. The bodies, who could expect any less from the very warriors who fought? Just you wait and see. Just you wait. Neanche mini boss? No, ma più che altro perché ve l'ho detto, ne ho fatti buona parte in privato. Oh, ancora, basta parlare. Più che altro ne ho fatti buona parte in privato, quindi è per quello. E la tizia invece, la ragazza, la donna silenziosa? Non c'è, eh? Sembra di no. Mappa time? Non ho tempo. Vabbè, se vuoi inviarmi una mappa, io non penso di aver mancato qualcosa, onestamente.
Forse qualcosa di notte, ma... Cerca dietro, cosa vuol dire? Poi vabbè. Ah, ok, perché va bene. Capito. Vittoria. Mi piacerebbe. Vabbè, mandami la mappa, vediamo un po'. Mi segno le cose intanto. Ora, suppongo che in questa spiaggia non ci sia nulla per quanto grossa sia. Però... Cioè, pur notando nella sua grandezza, però... Vediamo un po'. Torno al castello. Vabbè, scusa, aspettate un secondo, cioè... Poi perché è così grossa questa zona, cioè... Non è così tanto... Vabbè... Comunque, ok. Ah, non penso ci sia nulla qui. Andiamo al castello. Magari... Ah, ok, sì, sì, è vero, è vero. Vediamo. Se ricompare, penso lo apriremo a sto giro, perché... Tra l'altro ha dato meno anime lui che il seguace della cazza nera lì. Mi fa... fa molto ridere questa cosa, però ok. Grossa per l'oro, vabbè, quello sì. Vediamo un po'. No, mi sembra di no. Vedo ancora... Lei, tra l'altro, lei è rimasta qui. Come mai? Boss missato. No. Ma era un boss unico? Che palle. Io ho fatto solo... Vabbè. Se venivi prima del dovuto c'era. Che palle, però io... Vabbè. At last, brave champion. You have our gratitude. The celebration was spettacolare. Cotton, ok, vabbè, facciamo perdere. Non voglio sapere che cazzo. Non, spero non sia letterale quella cosa. I'm no longer bound to this fortress. I have a task in mind. Old business. May we meet again if the fate deign it. Brave. Vabbè, quello sì. It's time I went. May we meet again if the fate deign it. No, come letterale. It's time. May we meet. Ok, ok, ok. Non hai il diritto. Ah, ecco perché il messaggio non ha il diritto, perché si chiude quella porta. Testa? Che merda. Vabbè, dipende dalla vita che hanno, però che merda, mamma mia. Ok, cioè, ma che boss dovrebbe essere poi? Che schifezza dovrebbe essere? Vabbè. Io onestamente spero che compaia però adesso. Quello che mi ha fatto sclerare. Non cavolo, ecco, giorno arriva a metà vita della progenie leonina. Ah. Capito. Scarsissimo lo distruggi. Boh, aspetta, no, a questo punto scusate ragazzi, ma lo voglio vedere. Perché cioè, mi state raccontando talmente tante stronzate che lo voglio vedere. Dai, ti prego, falli apparire. Ti rivoglio. Ecco, ora non c'è nessuno. Magari arrivano? No, eh? No, eh? Ricarica ancora. Provo a trasportarmi via e tornare. Vediamo un po'. Anche sono già le 7:10. Vabbè, dai. Mi do ancora un qualche minuto di tempo. Tanto è uguale. Ma intanto guardo un attimino la mappa, vediamo un po' se c'è qualcosina da guardare. Allora, vediamo un po', dai, 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 dimmi che c'è qualcosa. Ecco, 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 sono esponati. Allora, ragazzi, via, si va, qualunque cosa sia questa roba qua. Guerriero aberrante. Ah, ok. Porco.
ecco due. Non scherzavate, vedo. Ok. Che assurdità è mai questa, cioè? Ma che cazzo di... Ma perché? Ma sono totalmente impazzito. Questa è la mia domanda. Cioè, questa è la mia, come dire, risposta. Vabbè. Ormai. Ah, è bella che c'ha pure tanta vita. Nemmeno a dire che ha la vita ridotta. No, no, è proprio un cavaliere del crogiolo in piena regola. Ok. Va bene. Porca troia. Perché purtroppo non era il solito bash. Aia. Ah merda. Attenzione a questa che purtroppo la codata rimane impossibile da schivare per me. Quindi... No, merda, non dovevo farmi colpire, vabbè. Andata così. Unlucky. Ok. Godo per te, bro. Madonna, ragazzi, ma che cazzo di idea è questa? Ma ragazzi, ma che idea di merda è mettere una boss fight del genere? Oddio santo. Più cancro del generale. Sì, sì, ha pure più vita del normale se è per quello. Ah, sei più levelato abbastanza per farlo molto facile. Godo per te. Totalmente pazzi. Ma infatti secondo me... Che mid boss mettere in stand. Ma secondo me, ragazzi, si fa adesso, eh. Cioè, onestamente, credo si debba fare dopo Radahn questa roba qui. Cioè, è un bonus. È tipo un boss segreto. Cioè, un mini boss segreto. Che l'ho fatto con troppo poca vita e mi toglieva metà vita a colpo. Certo, certo. Ma infatti secondo me si fa adesso questa roba qua. Cioè si fa proprio dopo Radahn. È una piccola curiosità che se torni si ricarica l'aria e ti trovi ste robe. Ma che cazzo? Oh Gesù, io me la rido perché ormai ho le risorse per affrontare queste cose, ma sono fuori di testa, eh. Sono veramente fuori di testa. Allora, ora, prima che vada, perché sono abbastanza in ritardo in realtà per tutto, devo assolutamente segnarmi roba. Allora, anzitutto abbiamo qui qualcosa che suppongo sia un cavaliere notturno. Sicuramente. Allora, poi c'è una catacomba qui, che a quanto pare mi sono perso. Più o meno. Oh, sì. Questa roba qui. Poi c'è... Cosa abbiamo? Qui un'altra catacomba, a quanto sembra. Sì, sembra proprio una catacomba qua sotto. Tipo, cosa del genere. Qui abbiamo qualcosa che non so cosa, onestamente. Ok, deve essere qualcosa. Se non è che è il drago, perché nel caso l'ho fatto, eh. Poi, ah beh, c'è la torre, ma la torre dobbiamo ancora esplorare se per questo. Vediamo se ci possiamo entrare. Ci mettiamo un segnalino anche qui, perché comunque è importante. Aspetta. C'è una galleria eterna qui, davvero? Non l'ho notata. C'è una galleria eterna qua sopra, a quanto pare. E qualcos'altro anche, quindi ci mettiamo due segnalini. Poi vabbè, c'è questa roba qui che l'abbiamo fatta. Questa roba qua. Vabbè, qua c'è l'impossibile invasori, che in realtà proverò a fare in privato, mi sa.
E poi, boh, vabbè, qui c'è 10 nella palude, immagino fosse il comandante, l'ho fatto. A meno che non c'è qualcosa di notte, qualcosa qui, c'è una grazia qui, me la sono persa, ok. C'è qualcosa qui, non so cosa potrebbe essere qualcosa di notte. Qui sarà il drago, e l'ho fatto. Sì, sì, è lì davanti il drago per forza. Ok, va bene, più o meno questi sono i segnalini. Quello è un drago. Non è il mini boss più difficile, mi dispiace. No? Se vieni qui prima di tutto ci sono loro e non Radahn. Ho capito, no? Ma appunto dico... Perché semplicemente se non... Il punto è che il loro trigger è se non c'è Radahn ci sono loro. E infatti appunto per quello dico, secondo me va affrontati dopo. Cioè vanno affrontati tipo dopo, perché tu vedi le cose, fai cacca e quella roba lì. Dai, disconnessione alla chat completata, così. Aspettate, rientro un attimo. Mi ha disconnesso dalla chat completamente a caso. Allora, se c'è un cavaliere notturno qua, voglio andare a farlo molto velocemente. Vabbè, in realtà, allora ditemi ragazzi che cosa di queste cose, vabbè, senza affrontare tre quarte di queste cose, sono cavaliere notturno e uccelli della morte. Quella notturna è tipo l'unico mini boss che non è ancora affrontato. Ok, allora, se mi dici questo, vuol dire che le andrò a fare tutti quanti in privato, perché tanto sti cazzi, cioè nel senso, adesso affrontiamo lui giusto per scaramanzia, ma per il resto, sti cazzi, li faccio in privato, tanto, sapete, no? Vabbè, che lui tra l'altro è molto forte perché chiaramente non è da affrontare ora, però. Cioè, questa è, diciamo, la parte più avanzata dell'area, che in realtà è un po' più... è molto più difficile dell'altra parte. Aia, minchia. Appena ti muore il cavallo sei morto. Oh madonna, vieni qua. Vieni qua, madonna. Lo distruggo quel cavallo, bastardo. Un attimo, ragazzi, sono ancora qui, cioè nel senso. Volete che scappo, ragazzi? Ah, di già? Ah, tra l'altro fa pure danno, non me lo ricordavo sta cosa, ok. Vabbè, non ci prova nemmeno a combattere. Sto stronzo. No. Allora, una cosa che per dire che apprezzo di questo gioco, onestamente, delle cose con il cavallo, è che i nemici... A differenza tua hanno una hitbox molto più ampia per essere colpiti a cavallo. Questa è una cosa particolarmente giusta. O almeno è vantaggiosa nel tuo. È vantaggiosa per te. Che cazzo, voglio dire, un vantaggio almeno lo dovrai avere. Muori. No. Guarda che mi ammazza ora, eh. Ok, muori. Dai. Che cancro sopra. Sì, veramente una rottura di cazzo incredibile, mamma mia. 42.000 rune, eh? Cioè, quasi le rune passo delle miere. Quasi le rune di Radahn per sta merda, mamma mia. Ok. Che stupidaggine. Va bene, ragazzi, quindi vabbè, io vi saluto. Non so se chiuderò il gioco o meno, non ho idea, onestamente. Io comunque vi saluto. Grazie di essere passati, è stata... una live molto figa in realtà, perché abbiamo fatto progressi, credo stiamo arrivando in quel punto del gioco, credo forse ci stiamo stabilizzando ora, a meno che non ci sia un, come dire, un sbilanciamento enorme da ora in poi, potremmo essere arrivati a un punto in cui mi sento sempre con le risorse, non dico giuste, ma cioè non sempre giuste, ma comunque sia con delle risorse sufficienti ad andare avanti. Vedremo un po' cosa succederà.
non dovrebbe esserci. E allora dai, che Elden Ring forse sta arrivando a quel punto in cui non devo più incazzarmi. Nuova area? E direi di sì. Kyle lo finisco tutto oggi, quindi in teoria forse la prossima volta torre e poi si va via. Nocron. Con Nocron vorrei che fosse la mia prossima destinazione. Anche perché ho Nocron all'altopiano, preferisco Nocron onestamente. Quindi... esatto, prima la torre. Quindi niente ragazzi, noi ci rivediamo alla prossima.